Buongiorno a tutti, ben ritrovati con Sveglia Trieste, sabato 13 novembre, sono le 7 passate da 30 secondi, saremo in vostra compagnia fino alle 10, in questa mattinata dalle 7 e mezza alle 9 avremo ospite Emanuele Cristelli di Italia Viva, dalle 9 alle 10 ci collegheremo con il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna. Andremo a vedere i giornali tra qualche istante, anticipiamo però subito la mattinata delle notizie con la pagina meteo e la situazione generale dal sito dell'Osmer ARPA del Friuli Venezia Giulia. Un fronte atlantico si avvicinerà proprio oggi alle Alpi e riattiverà la depressione presente sul Mediterraneo. Domani tale depressione si allontanerà verso sud-ovest, richiamando nuovamente correnti nord-orientali nei bassi strati. Oggi cielo da nuvoloso a coperto con possibili piogge sparse, in genere deboli, più probabili nella seconda parte della giornata e a ovest. Foschie anche dense, le temperature minime 11-14 gradi, massime 14-16 gradi centigradi. Per domani, domenica 14 novembre, di notte e in mattinata cielo coperto con piogge sparse, più frequenti e abbondanti a ovest. Possibile qualche rovescio anche temporalesco, neve sui monti oltre 1800 metri circa. Dal pomeriggio graduale attenuazione delle precipitazioni, soffierà bora moderata in pianura, sostenuta specie in serata sulla costa. Per domani le minime previste 11-13 gradi, massime 14-17 gradi centigradi. Il piccolo di questa mattina, vediamo i titoli, vediamoli assieme. In alto c'è la faccia di Federico Chiesa, Italia, il pareggio non basta, qualificazione in bilico. Ieri sera ha giocato la nazionale. Accanto a Diego Galeazzi, voce storica dei campioni d'Italia in TV. Ieri la morte proprio di Galeazzi, poi all'interno delle pagine del piccolo il ricordo di Giampiero Galeazzi affidato a chi con lui ha lavorato. Il titolo di apertura però ci riporta a Trieste, lettere di contestazione inviate a decine di portuali, Adrief e PTS si muovono contro chi ha occupato il varco 4. Il CLPT rappresaglia, dichiara, nel mirino delle aziende lo sciopero illegale e i danni causati. Il sindacato reagisce ieri attraverso una conferenza stampa, ha voluto infatti mettere sul tavolo tutta una serie di elementi, anche a riprova del fatto che il CLPT e diversi altri lavoratori portuali o sigle hanno rivendicato attenzione alla sicurezza sanitaria sin dallo scoppio della pandemia. Proseguiamo con i titoli. Ansia, eritemi, deficit di memoria, noi vittime del long Covid, le testimonianze raccolte dal piccolo. Barvuoti e paura nell'Austria che mette i Novax in lockdown, il reportage. Quindi, consiglio online, le opposizioni in sala giunta. Qui la foto, primo piano di Francesco Russo che illustra il proprio Green Pass. La seduta d'aula ieri, la prima, è stata seguita dalle opposizioni nella sala giunta comunale, a pochi metri nella sala del consiglio. Invece non c'era nessuno, soltanto collegamento da casa ha permesso a tutti di poter partecipare a questo primo consiglio. C'era chi era poi negli uffici comunali, ma è stata scelta la soluzione online ed è stata portata avanti fino all'ultimo. Sgarbi in regione a piedi nudi e senza mascherina, e lo vedremo a pagina 12. Multe fino a 160 euro per le auto in divieto sui park per disabili. Quindi, la gara delle vetrine per fare da traino allo shopping di Natale, i commercianti si stanno attrezzando. Poi Costantinopoli e la fine impero svelate da Vanoli e poi procurazie vecchie, ecco come saranno uffici e laboratori. Questi i titoli in primo piano del piccolo che vedremo poi al rientro della pubblicità nelle sue pagine interne approfondendo gli argomenti di questa mattina. Ci fermiamo per una breve pubblicità, fra poco torniamo, vediamo anche la prima pagina di Repubblica, poi torniamo al piccolo.
Di nuovo in diretta per proseguire con la rassegna stampa di questa mattina. Andiamo a vedere la Repubblica. I titoli sono questi: Migranti, Draghi sprona l'Unione Europea, sbarchi ormai insostenibili. Al vertice di Parigi sulla Libia, accordo tra i leader per elezioni il 24 dicembre e il ritiro delle truppe straniere. Bruxelles impone a Minsk lo stop ai voli dei rifugiati, minacciando le compagnie turche, irachene e bielorusse. Su 50.000 profughi in Italia, solo 97 ridistribuiti in Europa. Il commento: un destino che ci riguarda, scrive Gianluca Di Feo su questo argomento. Poi basta bla bla bla, è ora del ble ble ble, e la vignetta di Altan, la COP26 ai supplementari per un'intesa che scontenta tutti. Pronto il piano per convincere i genitori a vaccinare i figli rispetto alla pandemia? Alla pagina 10 e alle pagine dalla 10 alla 13 di Repubblica. L'inflazione spezza la grande alleanza, scrive Francesco Guerrera. Sondaggi: Fratelli d'Italia e Lega calano, il Partito Democratico sfonda il tetto del 20% nell'atlante politico. L'analisi: l'impreparazione della destra, scrive Luca Ricolfi nella disamina politica. Quindi Galeazzi, una vita da telecronaca fra sport e TV, e sempre riguardo allo sport: Azzurri a fatica, pari con gli svizzeri mondiali in bilico. L'intervista: la mia arte di vedere nel buio, l'intervista a Sergio Staino. Questi i titoli di Repubblica. Torniamo al piccolo, questa è pagina 2. Come vediamo dal titolo, lettere disciplinari in arrivo per decine di laboratori portuali. Adrefer e PTS passano alla controffensiva dopo il presidio del Varco 4. Il CLPT, che afferma, è una rappresaglia. Come detto ieri, c'è stata una conferenza stampa dove il CLPT ha voluto chiarire alcune posizioni sia rispetto a quanto hanno richiesto nel corso dei mesi, delle settimane, anche recenti, ma torniamo indietro di un anno abbondante dallo scoppio della pandemia, andando a domandare e a richiedere alle proprie aziende di dotarsi dei dispositivi di sicurezza, le mascherine, i gel, i guanti e tutto ciò che potesse servire per un lavoro in sicurezza. Queste sono state le rivendicazioni documentate e portate al tavolo ieri proprio dal CLPT. In seguito è stato anche presentato un po' lo scenario attuale, come abbiamo visto dai titoli del piccolo, che vede diverse lettere disciplinari che sono arrivate ai lavoratori, e su questo gli stessi non ci stanno. Andiamo a sentire il servizio che riassume, seppur poi la sintesi del servizio non racchiude la totalità della conferenza stampa, che era piuttosto corposa anche in termini di informazioni. Andiamo a sentire la sintesi di quanto espresso ieri dal CLPT. Una serie di richieste quasi mai ottemperate da inizio pandemia, situazioni molto poco approfondite o talvolta anche fatte passare sotto traccia sul tema della sicurezza sanitaria in porto, perché il porto, in un modo o nell'altro, doveva andare avanti. Questo quanto ha voluto chiarire oggi il Comitato Lavoratori Portuali di Trieste attraverso un incontro con la stampa. Il CLPT ha portato all'attenzione tutta una serie di avvenimenti, inoltre documentati su richieste di approvvigionamento di dispositivi di sicurezza, di igienizzazione di luoghi o strumenti di lavoro, fatti per alle proprie aziende di riferimento e quasi mai ascoltate. Appelli volti a lavorare in sicurezza che, al momento dell'introduzione dell'obbligo di esibizione del Green Pass per accedere al posto di lavoro, è suonato come una tremenda beffa. Per un anno e mezzo noi abbiamo continuamente segnalato i problemi all'interno del porto di Trieste per prevenire la diffusione del virus. Abbiamo citato quindi tutte le nostre varie PEC che abbiamo girato alle autorità portuali, alle varie aziende, dove chiedevamo le mascherine, dove chiedevamo igienizzanti, la sanificazione dei mezzi comuni e dei mezzi, dove tutto questo che noi abbiamo chiesto in sostanza era conforme a ciò che il governo metteva nei protocolli contro la diffusione del Covid. Per un anno e mezzo tutto questo non è stato fatto e ad oggi ci sembra quindi ridicolo che venga imputato al CLPT la colpa delle ultime manifestazioni, quindi gli ulteriori casi di Covid all'interno del porto. Nella seconda parte della conferenza odierna, il CLPT ha voluto inoltre ribadire il proprio e forte dissenso al permesso verde, ma ha anche evidenziato l'assurdità dei provvedimenti disciplinari che sono arrivati ad alcuni lavoratori portuali come conseguenza dell'adesione agli scioperi. Le rappresaglie che abbiamo avuto successivamente allo sciopero del 15 ottobre
Ci sembra ridicolo che ci arrivino 30-40 contestazioni disciplinari perché un singolo lavoratore abbia scelto di adempiere a un proprio diritto, ovvero il diritto allo sciopero. Noi come sindacato tuteleremo tutte queste rappresaglie nei confronti dei singoli lavoratori e vogliamo sottolineare che lo sciopero dal 15 al 20 ottobre era sostanzialmente legittimo, è stato dichiarato illegittimo il susseguente sciopero dal 1 al 15 novembre, solamente lo sciopero della Fisi. E i portuali che hanno scioperato avevano il diritto di scioperare perché non rientrano nella legge 146, che ricordo si parla di servizi pubblici essenziali. Proseguiamo, la pagina successiva, abbiamo aperto la busta e per noi è stato il crollo. Tujac ai cortei, pur essendosi dichiarato in malattia, ma è convinto di essere nel giusto. Ho rispettato le regole, ma mi hanno colpito per la mia visibilità. Farò ricorso e vincerò. L'intervista a Fabio Tujac in questa pagina del Piccolo. Manifestazioni vietate su un tratto delle rive, oggi il corteo a Gorizia. A Trieste il Comitato Sicurezza pensa al blocco fra via Mazzini e piazza Venezia, il prefetto valuta altre aree del centro, Ziberna dal Viminale, zero strumenti. Poi categorie e sindacati chiedono al governo l'obbligo vaccinale, vertice in Camera di Commercio, l'incontro ieri infatti ha avanzato questa proposta, anzi questa richiesta, meglio dire. Perdita di capelli, aritmia ed eritemi, porto ancora addosso i segni del virus, Bruna. Come il consorte ha combattuto l'infezione in ospedale, contagiata da una vicina di casa, lei purtroppo non ce l'ha fatta. Le testimonianze raccolte di questa signora Bruna, poi di Giorgio Giraldi e anche Paolo Scherc in queste foto, le persone che hanno voluto dire la propria, temevo di soffocare e di morire nel sonno, la ripresa è molto lenta, dolori, vertigini, ansia, deficit di memoria. I 1800 triestini in cura per il long covid, 3 ambulatori dedicati agli strascichi lasciati dalla malattia, tantissimi pazienti mai ricoverati, il recupero è lento, viene detto, non auguro a nessuno quello che ho passato e penso in particolare ai negazionisti e a i manifestanti, un'esperienza orribile, poi a casa mi sentivo senza forze, poco lucido. Marino Drioli ha lottato per un mese contro il coronavirus, la compagna Anna ancora oggi non sente più i sapori come prima. Dopo mesi sotto ossigeno consiglio a tutti il vaccino, non rischiate le mie pene, lo dice Gianfranco Lai, che è stato ricoverato per una polmonite bilaterale, poi una lunga riabilitazione con gli esercizi su e giù. Per le scale, contagi ancora in salita, il nord-est vede giallo, pass anche ai bambini, preoccupa l'indice RT a 1,21, il Friuli Venezia Giulia rischia di cambiare colore, dopo l'ok al vaccino, possibile estensione della certificazione verde dai 5 anni, qui l'indice regione per regione sulla possibilità poi di andare in zona gialla, parlano i numeri dei contagi settimanali. Sestili, i casi raddoppiano, decisivo fare la terza dose, il fisico dice il rapporto tra contagi e ricoveri è simile all'anno scorso. Certificato più breve, è solo ai vaccinati, un giro di vite per salvare il Natale. Il piano del governo, la durata potrebbe tornare di 9 mesi, non basterà un tampone, nuove regole per i cambi colore, per passare in zona gialla alle regioni sarà sufficiente superare uno solo dei parametri fissati e non più tutti e tre insieme. La percentuale di over 12 senza nemmeno una dose, l'Italia ha la posizione del 13,3% dietro ad Austria, Svizzera, Germania, Svezia. E poi seguono tutte le altre nazioni. L'ipotesi in campo, chi potrà averlo? Tra le ipotesi al vaglio c'è quella di riservare il Green Pass solo a chi si vaccina o è guarito dal Covid, in modo da incentivare la partecipazione alla campagna vaccinale tra chi è ancora dubbioso. Un tampone negativo non sarà più sufficiente. Non più un anno, la validità della certificazione verde potrebbe inoltre tornare a quella originaria, ovvero 9 mesi dall'ultima dose e non più 12. Nei piani del governo questa iniziativa dovrebbe spingere gli indecisi riverso la terza dose di vaccino, considerata decisiva a contenere l'aumento dei contagi che si sta già registrando. Adesso, per finire in zona gialla, una regione deve superare l'incidenza di 50 casi su 100.000 abitanti, nonché il 10% o il 15% di occupazione dei posti letto in terapie ordinarie e terapie intensive. Ora si pensa di estendere, anzi di rendere sufficiente lo sforamento anche solo di un parametro di questi tre finora presi in
Considerazione, gli over 40 da mettere in fila con il braccio scoperto saranno 27 milioni e 116 mila. Allerta per i cortei no pass, centri storici vietati, appello di Ana Morgese, confido nel senso civico. Su Telegram si moltiplicano gli inviti a scendere in piazza. L'ultimo bollettino nazionale parla di 8.516 nuovi positivi, 68 vittime, 445 le terapie intensive. Quindi l'Austria mette i Novax in lockdown, Villacco fra paura del virus e bar vuoti, nuova stretta del governo da mercoledì, intanto nella città oltre confine locali e ristoranti perdono anche l'80%, quindi in fila ore per i vaccini, così ne verremo fuori. Il sindaco Albel cerca di vedere il bicchiere mezzo pieno, situazione grave, ma in 2-3 settimane i numeri caleranno. Nel megacentro Atrio i caffè semideserti e le mascherine FFP2, il grande punto vendita frequentato dagli italiani dunque con queste regole. Intanto vediamo Vittorio Sgarbi in regione, a piedi nudi sul tavolo e senza mascherine. Il critico inaugura una mostra ma non rispetta le norme e a un certo punto si toglie le scarpe. Piero Mauro Zanin, presidente del Consiglio regionale, dice comportamento non dignitoso. Diego Moretti del Partito Democratico ha fatto il tampone prima di entrare, si domanda Moretti rispetto a Vittorio Sgarbi. E qui la foto di lui proprio scalzo in Consiglio regionale alla sala cosiddetta di passi perduti, senza la mascherina addosso. Oltre la pubblicità, Bonomi contro la manovra, aspettavo altro, il leader di Confindustria sfida l'esecutivo, non c'è nulla per i giovani e le donne, la Lega flat tax fino a 100.000 euro. Andiamo alle notizie della cronaca locale. Ieri c'è stata la prima seduta d'aula, primo consiglio mossa a sorpresa, sala giunta occupata dalle opposizioni. Partito Democratico, Punto Franco, Movimento 5 Stelle sventolano il Green Pass ed entrano in comune nonostante la convocazione online della seduta. Vediamo il servizio. Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana e di assolvere il mio mandato nell'interesse della comunità di Trieste senza distinzione alcuna per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita e di altra condizione. Il giuramento del sindaco di Trieste, Roberto Di Piazza, durante il primo consiglio comunale in modalità online è arrivato attraversando il fuoco delle polemiche. Dopo l'appello iniziale del consigliere Francesco Russo a ritornare in presenza, dallo stesso è stata presentata anche una mozione d'ordine su questo, respinta però dalla maggioranza. 24 consiglieri hanno votato contro, 15 dell'opposizione a favore, si è invece astenuto il consigliere Ugo Rossi. Poi è arrivata la riconferma al presidente del consiglio comunale di Francesco Panteca, che non ha nascosto la propria mozione. Cari colleghi consiglieri, signor sindaco, signori assessori, e con emozione profonda e infinito orgoglio che accolgo la riconferma alla nomina di presidente del Consiglio Comunale. Questa riconferma è per me un'importante attestazione di fiducia da parte di quanti hanno voluto affidare nuovamente un impegno così prestigioso e che voglio pertanto ringraziare di cuore. Tutto il cerimoniale è stato però caratterizzato dalla polemica sul Green Pass. I consiglieri del Partito Democratico, Punto Franco e Movimento 5 Stelle si sono riuniti in sala giunta per seguire la seduta in segno di protesta contro la decisione di inaugurare il Consiglio Comunale da remoto. Il primo Consiglio Comunale stasera non si è tenuto in presenza, ci è stato detto per motivi di sicurezza, ma sappiamo che sarebbe bastato scegliere una sala più grande che garantisse il distanziamento. Ora il tema e il dubbio è un altro, che nella maggioranza e forse anche in giunta ci siano persone non in regola con i vaccini o con il Green Pass. Noi crediamo che il sindaco debba spiegare, debba garantire che invece tutta la maggioranza rispetta gli obblighi di trasparenza e soprattutto gli obblighi di buonsenso e di presentazione del Green Pass che spettano a tutti i lavoratori. I politici non possono fare differenza. Nella stessa pagina leggiamo anche che Ugo Rossi ha partecipato da una panchina ai piedi del Palazzo Municipale per coerenza con l'Europarlamento, si facciano i tamponi pure i vaccinati per accedere in presenza alla sala del Consiglio Comunale. Ci colleghiamo ora con la sala operativa della Polizia Locale, in linea per noi l'Ispettore Capo Martini, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti. Qual è la situazione? Allora, la situazione al momento è tranquilla, il traffico è alquanto scarso e non ci sono segnalazioni in atto. Per la giornata di oggi è previsto ben poco. Allora, continuano le riprese cinematografiche, oggi saranno nella zona di Opicina, via del Sabottino, zone limitrofe. Comunque fare sempre attenzione ai divieti, anche se provvisori, perché poi appunto se hanno bisogno ci chiamano e poi vengono fatte le rimozioni in queste zone. E, a parte questo, per la giornata di oggi non è previsto nulla. Ricordo domani la partita nel pomeriggio, quindi anche lì attenzione nella zona dello stadio ed in particolare sulla via Valmaura e gli accessi allo stadio devono essere rigorosamente lasciati liberi, quindi fare attenzione appunto in tutta nella zona dello stadio. Altre cose io non avrei da segnalarvi. Bene, grazie, buona giornata e buon lavoro. Grazie e buongiorno a tutti. Proseguiamo, Panteca ha confermato alla presidenza dopo l'introduzione del record Ben Lobianco, l'abbiamo sentito anche le sue parole, l'esponente della civica del sindaco, torna alla guida dell'Assise, le prime battute gestite dal membro anziano, cioè il più votato che era è Michele Lobianco di Forza Italia, ruolo assessore. Di Piazza vuole Lorenzut come direttore generale, Mugugni in maggioranza, il sindaco orientato a ripristinare l'incarico cassato dopo la pensione di Terranova. Nel centrodestra molti favorevoli e una soluzione esterna. Qui il retroscena che viene raccontato riguardo al ruolo di segretario, anzi di direttore generale del comune. Ex COP, lunedì via le domande per i rimborsi con la Camera di Commercio che si è fatta parte interessata e parte attiva sulla distribuzione dei moduli. Auto in divieto sui park disabili, multe più salate fino a 165 euro. La stretta della polizia locale, saranno anche tolti due punti della patente, sanzioni più pesanti pure per chi usa il contrassegno in modo inappropriato, lascia l'auto nelle aree pedonali urbane. È sostituito il pavimento in porfido in via Zara, l'intervento intanto per quanto riguarda i lavori pubblici a Servola. Due case d'accoglienza nel nome dei volontari, le iniziative della Caritas con la diocesi per la giornata mondiale del povero di domani, istituita da Papa Francesco. Ieri nella sede della Curia sono state presentate le attività di questa giornata, che è il programma domani, non soltanto i due centri ma anche una ricerca sulle donne migranti che arrivano sul territorio. Sentiamo. Ogni anno la diocesi organizza una serie di attività in occasione della giornata mondiale del povero. La quinta di queste verrà celebrata il 14 novembre e affronterà inevitabilmente l'appesantimento della situazione sociale causata dalla pandemia, con un aumento di situazioni di disagio economico. Quest'anno il titolo è «I poveri li avete sempre con voi», secondo quanto Gesù dice nel Vangelo di Marco. E le iniziative della diocesi sono sulla linea delle iniziative degli anni scorsi. Ogni anno la diocesi ha aperto un servizio nuovo in occasione di questa giornata e anche qui quest'anno apre due strutture di accoglienza, per una per mamme con bambini, una per altre persone, strutture a noi molto care perché vengono dedicate a due ex operatori della Caritas che purtroppo in questi anni sono mancati. Alessio Stani operava alla mensa della Caritas e Sara Gasperini era un'operatrice della Casa della Madre. Oltre all'apertura delle due strutture, l'occasione sarà utile per presentare una ricerca elaborata nell'ambito del progetto Fami Impact FVG, finanziato dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 e coordinato dalla Regione. Le riflessioni sulle criticità emerse rispetto all'inclusione delle donne migranti presenti sul territorio hanno messo in luce principalmente problemi legati a mancanza di comunità, solitudine, difficoltà nel seguire i figli a scuola, la conciliazione lavoro-famiglia e la necessità di un'informazione capillare sui diritti delle donne. Presentiamo anche una ricerca effettuata da Caritas Trieste sulle donne migranti con bambini. Numeri interessanti, ecco, una ricerca che potrete trovare anche online sul nostro sito www.caritastrieste.org. Proseguiamo sempre con il piccolo. Porto e PNRR attenti alle infiltrazioni criminali.
chiuse in prefettura le audizioni della commissione antimafia, qui nessun radicamento, segnali però ce ne sono. L'organismo parlamentare di vigilanza a Trieste con il focus sul porto. Le università come Trieste hanno dato prova di unità e solidità. Il dibattito sul futuro degli Atenei promosso dalla CRUI, tra i partecipanti anche Gentiloni. Andiamo oltre la pubblicità per vedere le vetrine dei negozi in gara per trainare le spese di Natale. Confcommercio lancia il contest fra gli addetti ai lavori del settore con l'obiettivo di rendere accattivante il look dei punti vendita della città in vista degli acquisti di fine anno. Una massiccia adesione farebbe bene al colpo d'occhio e gli affari sotto casa. In questa foto Pellaschiare Paoletti alla presentazione di ieri. Quindi erba sintetica e nuovi recinti a Santa Croce, si torna a giocare. L'impianto sarà dedicato all'architetto Sulcic, il campo del Vesna rimesso a nuovo. Nasce alla SGT la sala Bartoli, poi la scherma omologata FIS. Anche in questo caso una nuova struttura, un'inaugurazione ieri sera. E poi la grotta Fioravante, preda del degrado, urge un sopralluogo, la storica cavità nel bosco della Cernizza riempita di rifiuti. Dopo lo stop per Covid, visite guidate, laboratori didattici, il sito naturale a rischio. Duino e Book sbarcano il weekend a Porto Piccolo per quanto riguarda gli eventi. Bensi replica Polidori, il centro vaccini alla Pacco lavorava anche per Trieste, la dura polemica sull'ex sito per le iniezioni. L'enogastronomia carsica con il marchio Ocus presente a Farmer and Artist, la rassegna dal 19 al 28 di novembre. Non gli ripara l'auto ma incassa in anticipo e rinvia a giudizio, parte lesa un muggesano. Intervento di pulizia sul Rio della Luna a Muggia, la determina del comune. In velocità anche un paio di notizie sportive. Reseni fa le carte ad Allianz Varese, il tandem di Lunghi può fare la differenza, l'agente triestino cura gli interessi di Delia e di quattro lombardi, pesante l'assenza di Ekbunu ma attenti ad Ale Gentile. Quindi, pagina successiva, triestina davanti l'ipotesi staffetta Litteri Trotta, l'assenza dello squalificato De Luca impone a Bucchi scelte alternative in attacco, ritorna a disposizione anche Capela per quanto riguarda la difesa, per l'attacco vediamo Litteri Trotta in staffetta per il ruolo di centravanti. Ci fermiamo per la pubblicità, torniamo tra poco di nuovo in diretta con i nostri ospiti. Torniamo in diretta con Sveglia Trieste, mi devo correggere, abbiamo due ospiti questa mattina, siamo in compagnia sì di Emanuele Cristelli di Italia Viva, buongiorno, ben trovato. Buongiorno a tutti. Anche di Marcello Guaiana del Partito Democratico, buongiorno. Buongiorno, grazie mille, buongiorno a voi. Entrambi in compagnia poi nostra e anche del maestro Vincenti, che vedremo tra poco e che ci accompagnerà musicalmente in questa mattinata. Vedete la pianola pronta, poi quando arriverà anche il maestro sentiremo qualcosa. Oh, dunque, ieri si è tenuta la prima seduta del Consiglio Comunale online come da direttiva dal sindaco, e non senza polemiche. L'opposizione, in questo caso il Partito Democratico, sì, era presente, ha scelto di essere presente sempre in municipio ma nella sala giunta, quindi a pochi metri, devo dire, sì, dall'aula del Consiglio Comunale, anche per una forma di protesta, e Francesco Russo, principale antagonista del sindaco di piazza nella campagna elettorale e poi ovviamente anche al ballottaggio, ha anche dichiarato che la scelta della maggioranza di, in qualche modo, non tutta la maggioranza, ma di una parte, di non esprimersi sul Green Pass, sulle vaccinazioni, è stato un messaggio che secondo lui è stato sbagliato. Sì. Guaiana, comincio da lei, sì, semplicemente perché la componente del Partito, sì, Democratico era presente, e poi Cristelli un suo commento. Sì, sì. Ma allora, buongiorno a tutti. Secondo me ieri è stato un pessimo segnale quello che ha lanciato il Consiglio Comunale con il fatto di averlo organizzato a distanza. Voi sapete che dal 15 di ottobre tutti i dipendenti pubblici, c'è un decreto legge, ci obbliga a presentarsi sul lavoro con il Green Pass, e questo sappiamo che
è uno strumento ovviamente perfettibile e quant'altro, ma serve un po' a limitare, a garantire il rischio. Ora, il fatto che dei consiglieri comunali la prima seduta non si faccia in presenza, e questo vuol dire anche una non capacità di gestione, perché voglio dire, io stesso quando vado al lavoro, io sono dipendente pubblico, esibisco il Green Pass, entro in una zona che è controllata, che è protetta. Ora, il motivo, mi hanno detto, è stato sostanzialmente perché per motivo di prudenza, ma io dico, non sono stati capaci di gestire, cioè se le persone hanno la mascherina, sappiamo quelle sono ormai siamo tutti virologi, sappiamo quelle che sono le prescrizioni, dobbiamo metterci la mascherina, avere una certa distanza e se siamo vaccinati, lo dico i numeri, siamo sicuramente meno a rischio, basta avere una stanza ampia e si può fare tutto. Noi stessi, come dipendenti pubblici, ormai dal 15 ottobre, perché andiamo a lavorare, io personalmente vado a lavorare ogni giorno nel mio ufficio in un ambiente garantito, sanificato e quant'altro. Ecco, che il Comune di Trieste non riesca a garantire un luogo sanificato, controllato, ampio, fa veramente specie. Questo io direi che è più un messaggio politico, nel senso che abbiamo visto anche giornate prima alcuni consiglieri, soprattutto quelli di, erano 10 della maggioranza, 8 di Fratelli d'Italia, che hanno detto che non hanno detto se sono vaccinati o meno, hanno detto se sono in Green Pass, no comment, per carità, un discorso lecito, ma secondo me è un messaggio politico, strizzare l'occhiolino in un momento in cui secondo me ci vorrebbe molta, ma molta serietà, perché c'è molta tensione, quindi avere questi comportamenti lo trovo veramente scorretto. E giustamente i nostri consiglieri di opposizione hanno così simbolicamente occupato la sala giunta, dimostrando che si può tranquillamente, stando a un metro di distanza con le mascherine, lavorare, ecco, e quindi si poteva tranquillamente fare. Secondo me è stata veramente una sciocchezza, ecco. La replica della maggioranza, di quella maggioranza che ha detto no comment, è stato: sono dati sensibili personali, non vedo perché sbandieralli. Cristelli. Ma allora, io penso che sul tema ci debba essere sempre una distinzione abbastanza chiara. Un conto è un cittadino privato, un conto è un rappresentante eletto della comunità. Dal mio punto di vista, in termini di opportunità politica, uscire con una dichiarazione che porta un no comment su una condizione che è condizio sine qua non per, diciamo, in qualche modo tenere anche l'assise comunale, il consiglio comunale, lascia comunque il sospetto in mano al sindaco, perché anche se il sindaco magari è stato mosso da buone intenzioni rispetto alla non convocazione del consiglio comunale, cioè io mi fido del sindaco e delle sue valutazioni, lo inviterei a concordare con la sua maggioranza, visto che il partito di maggioranza relativa fa questi gesti che sono palesemente dei gesti politici e quindi lasciano comunque adito, danno adito e lasciano il sospetto che la maggioranza sia sotto scacco del partito di maggioranza relativa, che per lanciare un messaggio politico blocca nei fatti il riunirsi del Consiglio Comunale in presenza, che sappiamo benissimo in questi organi quello che c'è prima e quello che c'è dopo in presenza di persona aiuta il lavoro anche del Consiglio Comunale. La dinamica a distanza non è rappresentativa dell'effettivo svolgersi delle funzioni di un consiglio comunale, quindi mi auguro che il sindaco trovi le soluzioni, come sono state anche avanzate ieri in consiglio comunale, utilizzando altre sale eventualmente più ampie, più spaziose, come è già stato fatto anche, e quindi comunque garantire che si svolga in consiglio comunale in presenza, anche per in qualche modo concedere ai nuovi eletti la possibilità di confrontarsi di persona. La mozione d'ordine di Francesco Russo è stata puntualmente bocciata. Eh sì, perché è un po' come le riunioni di condominio, quando non si ha la maggioranza. I lavori non si fanno. Io ho avuto la fortuna e sfortuna tante volte di fare il cosiddetto capo casa, ma tante operazioni, alcune volte ho vinto, a volte ho perso, e se non si hanno i numeri c'è poco da fare, uno ha buon senso, propone, però poi se i numeri non ci sono, boccia. Ma io direi anche un'altra cosa, sono perfettamente d'accordo con l'amico Cristelli, che è stato un messaggio politico, ma anche abbastanza rischioso, direi, perché due giorni fa sui giornali avevamo letto per esempio che il consigliere, quello che è diventato famoso per essere Novax, si vantava di dire che grazie a lui il Consiglio era sotto scacco. Ora, di fronte a una dichiarazione del genere molto forte, secondo me anche assolutamente scorretta, era un'ottima occasione quella del Sindaco e del Consiglio stesso di invece rispondere organizzandole in presenza e quindi dimostrando che assolutamente un Consiglio di una città come Trieste non è sotto scacco di un neoconsigliere, insomma, quindi era anche una buona occasione secondo me per farlo in presenza, quindi veramente è stata persa una,
Cristelli, cosa si aspetta dal proseguo di questo consiglio che è partito già con le scintille? Cioè, all'inizio, dopo la vittoria di Piazza, una mano tesa da parte sua verso Russo, almeno sul Porto Vecchio, c'è stata, e quindi si poteva immaginare, seppur poi magari si sono dialettiche un po' a caldo, si poteva aspettare che in questa consigliatura lo start fosse un poco di più collaborazione, invece si è partiti subito con lo scontro. Beh, ma allora, diciamo che do il beneficio del dubbio sul fatto che, come commentavamo anche prima di iniziare la trasmissione, la tensione sta crescendo. Beh, sì. La politica è lo specchio della società, quindi le tensioni che vediamo nella società, vuoi per opportunismo, vuoi perché effettivamente sono rappresentative dello stato attuale di salute della comunità, si riflettono poi nello scenario politico. Quindi io mi auguro che sia una fase transitoria nella quale, c'è qualcuno che deve mostrare i muscoli, no? E quindi deve mostrarli adesso, perché è il momento di mostrarli. Però mi auguro che attraverso comunque una guida di Piazza che è leggermente un po' più ragionevole rispetto a quelle uscite, secondo me, inopportune che ha fatto Fratelli d'Italia, si possa ricostituire appena magari passati i periodi più tesi di questo autunno, che poi sarà quello più decisivo per il successo della campagna vaccinale, il proseguio delle misure di contenimento come il Green Pass, si possa riprendere il bando della matassa e quindi iniziare a collaborare in maniera costruttiva. Mi aspetto da Di Piazza una mossa in tal senso, sul fatto di concretizzare cosa vuol dire collaborare su Porto Vecchio, perché poi ci vogliono anche i fatti. Quindi vediamo, io mi pongo come osservatore monitorante, non giudico subito, certo, che non, la collaborazione è svanita già dalla prima seduta, no. Però prendiamo atto che c'è un grosso vincolo, ovvero un partito di maggioranza relativa che forse non è propriamente predisposto alla collaborazione istituzionale. Do intanto il buongiorno e benvenuto al maestro Alex Vincenti. Buongiorno Bernardo, come stai? Buongiorno maestro, bene, sì, grazie. Sì. Sì. Qua, sempre presente in questa sede. Ma siamo sempre più persone, quindi fa piacere. Dopo si collegherà più tardi si collegherà anche il sindaco Ziberna dalle 9 in poi. Maestro, torno da lei fra un attimo, un commento con Guaiana, poi ci suona qualcosa. Va bene. Guaiana, si è parlato di forma, ora forse è il caso di andare alla sostanza. Cioè, questo consiglio sì, sarà online, sarà in presenza, sì. Le prime schermaglie ieri, è stato eletto il presidente Panteca, l'abbiamo visto anche poco fa dal Piccolo, abbiamo sentito il giuramento nel servizio del sindaco di Piazza, quindi tutto abbastanza una prassi, seppur poi il metodo usato è stato quello, certo, da remoto. Ora si deve forse andare, no, a parlare un po' dei fatti. Secondo lei quali i principali? Allora, senz'altro dobbiamo pensare in questo momento ai fondi che arriveranno col Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Abbiamo visto anche recentemente, l'altro giorno, la conferenza stampa che hanno fatto i consiglieri regionali di opposizione, tutti uniti, che hanno manifestato, e qui appunto io ho qualche dubbio maggiore rispetto all'amico Cristelli, hanno manifestato dei dubbi rispetto alla volontà di collaborare. Allora, io faccio parte della segreteria regionale, mi occupo di infrastrutture e vi do soltanto un numero: nei prossimi 7 anni dovrebbero arrivare in regione qualcosa come 2 miliardi abbondanti di fondi freschi tra PNRR, stimato 1,3 miliardi, poi c'erano i fondi della nuova programmazione regionale, poi c'erano anche altri fondini, è una cifra enorme per la nostra piccola regione, e già nella programmazione fatta da chi governa, quindi dalla Giunta Fedriga, si è visto che vi è ancora molta indeterminatezza. Dove vi è meno indeterminatezza viene appunto a Trieste, è il tema per esempio della famosa Ovovia. Ecco, quello secondo me, oltre al discorso del Porto Vecchio, che io dico sempre, il Porto Vecchio è il nostro petrolio, è il nostro giacente di petrolio, cioè dobbiamo giocarcelo bene, è una risorsa secondo me non rinnovabile, perché una volta che noi ci facciamo qualcosa, quel qualcosa rimarrà. Quindi quando noi del PD dicevamo ci vuole un programma articolato che guardi da qua a 20 anni, è per questo, ecco, per questo, se faccio un investimento, io leggo tante cose spot, per esempio i campi di paddle messi, cose anche simpatiche, ma non c'è mai, non vedo mai una regia unica, e questo mi preoccupa molto, come io lavoro molto sulle infrastrutture, quindi tornando al discorso, io il primo banco di prova secondo me, e ti rispondo, sarà proprio l'Ovovia. Perché l'Ovia è un progetto di fatto che ha i fondi, perché il MIMS, il Ministero per la Mobilità Sostenibile, lo ha finanziato come secondo progetto,
Vedremo. Vedremo adesso come il sindaco riuscirà a calare qualcosa come 48 milioni di euro. È un progetto a testo molto impattante, perché si parla di un qualcosa che parte dal Porto Vecchio, corre sopra il Carso e arriva a Campo Romano. E voglio proprio vedere e spero che ci sia una forte condivisione, ecco, perché siccome avere i fondi non vuol dire niente, cioè siamo appena in progettazione, quindi la progettazione sappiamo che può essere in qualche maniera reindirizzata e sulla base di quelle che sono poi le volontà dei cittadini. Certo. Già il fatto stesso comunque che un progetto così importante sia stato presentato un po' sotto banco, diciamo, ecco, senza dare alcuni elementi importanti, io ho avuto modo di leggere in anteprima le schede e trovo che ci sia una carenza su alcuni elementi fondamentali, per esempio i flussi. Cioè, Lovovia tipicamente è una struttura che viene fatta per, anzitutto chi paragona Lovovia al tranvia ha un po' le idee confuse, perché da un lato c'è un discorso di trasporto di massa veloce, quindi molte persone velocemente, Lovovia lo fa anche un metro. In altri casi invece il trasporto è più lento, vedi tram, quindi sono, certo, due cose, proprio due strumenti differenti, però tipicamente vengono fatte in zone A e B da collegare, dove ci sono grossi flussi da collegare in tempi rapidi. Ecco. Quindi già questa domanda io mi pongo, ma avremo veramente questi grandissimi flussi di persone da Porto Vecchio a Campo Romano? Come li hanno calcolati? Sono stati calcolati in tempi pre-Covid, immagino, perché il progetto è stato presentato sicuramente prima. È vero adesso? Sappiamo per esempio che noi, l'ente di ricerca, stiamo anche facendo studi in questo senso sulla mobilità. Il Covid cambierà e ha cambiato completamente la mobilità, c'è tutto un sistema di muoversi completamente nuovo, quindi progetti nati 3 anni fa, 4 anni fa sulla mobilità vanno assolutamente rivisti, quindi io mi auguro, come è stato, mi tolgo il cappello di dirigente politico, mi metto quello del cittadino, che ci sia una forte apertura con il pubblico e quindi una condivisione. Ecco. Sono scelte importanti, perché una volta che investo 48 milioni e che faccio passare qualcosa per il Porto Vecchio, che ripeto è un giacimento da sfruttare bene, e poi quei piloni non so come li spostiamo, quindi tutte le altre scelte saranno, cioè, saranno fortemente condizionanti, quindi quello è il primo banco di prova. È un banco di prova facilissimo, perché ci sono già i fondi, sì, certo. C'è da muoversi, perché è collegato il PNRR. Sappiamo, dico per i cittadini, che il PNRR sì, da un lato è una grandissima opportunità, ma dall'altro è una grandissima sfida, perché tutti i fondi vanno spesi entro il 2026. Ora, se uno pensa che un tram di Occina, uno, ecco, io recentemente sono stato a Lisbona, dove ci sono centinaia, sono molto più vecchi dei nostri, vanno su e giù, per uno in 5 anni non ce l'abbiamo fatta, rimettolo a posto, mettere a terra, come si dice in termini tecnico ingegneristico, 48 milioni di progetto, ecco, speriamo bene, ecco, io come cittadino, però con la massima compartecipazione del... Chiaro. Cristel, torno da lei fra poco, anche su un commento sulla Lovovia. Sì. Sentiamo una telefonata e poi, maestro, ci suona qualcosa. Buongiorno. Buongiorno. Niente, io volevo semplicemente dire che sono rimasta molto male per il consiglio non in presenza, perché se tutti noi sanitari lavoriamo a meno di un metro, potevano anche loro stare in un consiglio comunale in presenza. Penso che sarebbe stato verso, cioè, l'elettorato, soprattutto loro, evidentemente qualcosa di più, e anche il nostro, perché avrebbero presentato, cioè, una certa serietà. Perché se Rossi può fare quello che vuole, non credo che noi possiamo farlo, perché io, una libera cittadina normale, non posso farlo, perché devo rispettare le leggi. Evidentemente ci sono due pesi e due misure. Poi volevo dirvi che sono stufa dei Novax, in qualche modo bisogna finirla questa, perché è un'ignoranza, io non lo so, comunque bisogna finirla. Poi mi stavo chiedendo, anche perché loro dicono che possono, che sanno autotutelarsi, allora non devono entrare in un ospedale e chiedere aiuto, perché non è corretto mettere in discussione prima tutto il sistema e poi chiedere aiuto. Questo per me è inconcepibile. E poi mi chiedevo come mai nessuno parla della manifestazione dove i bambini sono stati messi in prima fila, scusatemi, questa è vigliaccheria. Io penso che questo, cioè, bisogna punire questa cosa, non è una cosa corretta né una cosa bella, e non si portano i bambini in una manifestazione.
e poi lavo via, mi dispiace, sinceramente, guardate, sono soldi buttati via, mi dispiace tanto, ma ci sono altre cose molto più importanti da fare a Trieste, per esempio investire i soldi con i disabili, investire i soldi con i nostri vecchi e magari dare qualche gratificazione anche a tutta questa gente che lavora in ospedale, che praticamente è dimenticata, ma lavora con doppi turni e tutto quanto, ed è una vergogna, perché in 2 anni di Covid non è stato fatto niente. Grazie signora. Buona giornata. Nonostante non commento quello che dice la signora, il suo pensiero legittimo e sacrosanto, i fondi per l'Ovovia, nonostante io sia di quelli che dicono non compartimentiamo in maniera così rigida i fondi, io ho capito che esistono delle poste, le infrastrutture hanno questo, la sanità ha questo, però quando serve si può anche spostare, secondo me, non è che c'è un incantesimo che li blocca. Sono le persone che fanno le leggi e le stesse persone possono anche cambiarle, mi viene da dire, ma al netto di questa mia posizione del tutto personale, dico alla signora, quei fondi sono per le infrastrutture, quindi se non era Ovovia era qualcos'altro che riguardasse il trasporto, difficilmente, ripeto, anche se non sono d'accordo, si potevano destinare questi fondi stanziati per le infrastrutture a disabilità o ad ospedali. Solo un chiarimento su come a oggi funziona i capitolati di spesa. Poi si può essere d'accordo, si può essere dell'idea di dire vabbè, ma sciogliamolo e cerchiamo di travasare dove serve, ma questi sono discorsi più ampi. Maestro, come sta lei? Tutto a posto? Sto bene, sì, sto pensando che bisogna alleggerire un po' la... Sono completamente d'accordo perché clima, tutta la settimana che abbiamo un ritmo piuuttosto frenetico. Qua io, quindi diciamo, non era così pesante come sento i vari commenti. Allora io andrei a Ipanema, facciamo un po' un viaggio esotico. C'è una canzone che si chiama Girl from Ipanema, presentata da Bruno Martino, da tanti personaggi, faceva più o meno così. Paul Antonio and the lady came Ipanema was spoken when she passes. He was she petty, you know. Well, she washed it like some by the sea, so blue, a way so gentle, when she passes, you wish she passes, go no. Oh, mother, would you so silly? How can I do it? I love you. Yes. I you keep my eyes plenty. My chief, she spoke to the sea. She lives straight ahead of me. Tall and tall and young and lovely to kiss. Never, never was walking when she passed. Or what she tries to see. She doesn't see. She child doesn't see. She doesn't look at me. Perfetto, restiamo sulla falsa riga. Prossimo, abbiamo un poco di ritmo. Sentiamo una telefonata. Poi... Cristelli, torno da lei. Buongiorno. Buongiorno a lei e buongiorno ai suoi ospiti. Allora, prima di tutto metto le mani avanti e dico che parlo da vaccinato. Sì. Però
gli dico che comincio a essere stufo, ora si farà la terza dose, poi non si sa mai la quarta dose, la gente vuole certezze, perché anche ora i vaccinati cominciano a tantennare, perché sono stufi, perché non si ha sicurezza di niente, tra virologi, politici, eccetera, questo vaccino si presume doveva essere, sì, ho detto si presume, miracoloso, ma qua abbiamo visto che le cose ancora non funzionano e i contagi salgono. Secondo me scaricare su chi fa i cortei poi non è tanto giusto, anche se è una mia considerazione, chi comunque non ha il Green Pass e non ha il vaccino, per svolgere l'attività deve fare il tampone, giusto, qualsiasi attività, quindi è più controllato di un vaccinato, perché se ogni 2-3 giorni fa il tampone e risulta negativo, io che sono vaccinato non ho mai fatto un tampone, per esempio. Eccolo, intanto. Okay. Secondo, sarebbe bello vedere che tutti quei politici che ci dicono di vaccinarsi, eccetera, vedere se veramente loro sono effettivamente vaccinati, perché questo sarebbe bello anche per tutta la gente, questo comincerebbe la gente a vaccinarsi, la trasparenza da parte sua. Sì, sì, certo, ci può stare. Questo ci può stare, io so che Tele4 ha una TV comunque che dice le cose come stanno, per carità non è di parte, questo ve ne rendo atto. Un'altra cosa, perché il governo non si assume la responsabilità se uno fa il vaccino? Che dico in Trieste, resta disgraziato, perché lo Stato non si assume la responsabilità delle conseguenze che può avere il vaccino? Rendendolo obbligatorio, quindi. Se è tanto sicuro, sì, se è tanto sicuro, vediamo che non si, solo Tele4 ha parlato, abbiamo visto che ci sono tanti casi di chi ha fatto il vaccino che ha avuto delle complicazioni anche serie. Allora io chiedo, perché lo Stato non si assume la responsabilità di indennizzare chi fa il vaccino e ha avuto delle conseguenze, non dico lievi, ma delle conseguenze importanti. Questo aiuterebbe anche la gente a far sì che si vaccini. Un'altra cosa, velocemente, la crisi industriale a Trieste, come abbiamo visto sul giornale che molti emigrano da Trieste, sì. Le parlo da uno che ha perso il posto di lavoro, guardi, se lei prova, se lei, non le auguro, perde il posto di lavoro, va in un'agenzia interinale, cerca un posto di lavoro, se lo trova un miracolo, e se lo trova gli propongono salari 800-900 euro, questo a Trieste. Io per lavorare ho dovuto emigrare in provincia di Gorizia, non le dico altro, con un salario sicuramente molto più decente di Trieste, una zona industriale, Gorizia, con 40.000 abitanti, il doppio di Trieste. Questo secondo me è inaccettabile. In cassa integrazione prendevo 1.100, ha capito. Ecco la fine. Sì, sì, sì. Grazie, certo. grazie a tutti. Grazie per questo suo commento, purtroppo amaro per certi aspetti anche lavorativi, infatti mi dispiace della sua difficoltà e sofferenza nel cambio lavoro, perché questo probabilmente è uno dei, con la salute logicamente, dei temi più importanti, certo, che in questo momento storico sono sotto attacco, chiaramente poi chi lo attacca sono più parti, la prima è una crisi che ci ereditiamo da anni, la seconda è una crisi pandemica che è scoppiata l'anno scorso, la terza è una situazione anche di confusione che mette una tensione sociale che non aiuta neanche poi i rapporti di lavoro, esatto. Cristelli. Ma allora, giusto un attimo un passaggio su, sì, un passaggio sulla telefonata. Poi dovrò chiedere un attimo di pausa per la pubblicità e ritorniamo solo via. E diciamo che chiaramente ovviamente mi dispiace per la condizione lavorativa. Penso conosciamo tutti un amico, un parente che a causa della pandemia si è ritrovato a causa delle restrizioni o altro, in generale complessivamente un po' anche abbandonato da questo punto di vista. Mi permetto solo di sottolineare come io non credo che sia giusto additare nei confronti delle istituzioni, nei confronti del mondo della scienza, le responsabilità rispetto a comunque uno scenario in evoluzione, che è quello della vaccinazione, quello della protezione e anche eventualmente si spera poi il debellamento del Covid, perché è tutto in qualche modo, io uso la parola sperimentale, ma non per dire che il vaccino è sperimentale, perché il vaccino non è sperimentale, è stato validato e ha superato tutte le prove previste dagli enti regolatori, però è chiaro che si vedranno gli effetti del vaccino sulla moltitudine delle persone nel corso del tempo, nel corso degli anni. Scopriremo se la terza dose rafforza la risposta immunitaria, la cosiddetta memoria delle cellule che ci sono nel nostro organismo e quindi ci permetterà di essere protetti per molti anni. Si scoprirà se per le categorie a rischio invece bisognerà farlo
costantemente. Come quelli influenzali. Purtroppo, cioè, stiamo navigando a vista, vero? Ma è inevitabile in un contesto di emergenza dove la scienza ha già fatto un grandissimo exploit nel dar vita a un vaccino in meno di un anno. Io credo che dobbiamo essere fiduciosi sul fatto che si stanno prendendo scelte proporzionate e con una valutazione in itinere che però tiene conto comunque dei dati scientifici. Quindi dobbiamo fidarci, secondo me. Ci fermiamo per la pubblicità, torniamo tra poco, torniamo col maestro e poi anche con gli ospiti. Torniamo in diretta con Sveglia Trieste, 8 e 4 minuti, in compagnia del maestro Alex Vincenti. Siamo anche assieme a Emanuele Cristelli di Italia Viva e a Marcello Guaiana del Partito Democratico. Maestro, cosa ci suona adesso? Allora, andiamo avanti sulla dolcezza, un pezzo che chiama Stand By Me. Un grande classico. Sai che però io non vedo l'ora di ricominciare a cantare le canzoni natalizie. Per poter di nuovo dire. Le svelo un segreto, poi la lascio alla canzone. Quando arriva il periodo natalizio, quindi già primi di dicembre, con i primi alberi, io mi metto, se mi scongelo sempre Bublé e lo lascio in loop a casa. col caminetto. C'è mia moglie che a un certo punto dice: basta, cambia regista. Quando sono a casa lo lascio decantare tutto il giorno finché non mi stessi. Sì, mi rilassa. Soporifero, quello che vogliamo. Può servire anche per andare a dormire. Vabbè, la canzone fa più o meno così: Stand By Me, Emmy King.
Terapeutica, assolutamente terapeutica. Vedo fatto, la palpa passare passata dei nostri ospiti. Complimenti. Okay, grazie mille. Grazie. Sentiamo una telefonata. Buongiorno. Buongiorno. Prego. Volevo dare una mia opinione in merito alla situazione salute, sicurezza e lavoro. Sì. Innanzitutto le manifestazioni, vorrei dare un'opinione in merito alle manifestazioni. Sì. Allora, ho sentito un intervento della signora un paio di interventi fa, sì, che ha detto sì in merito ai bambini, che sì, sono stati portati dei bambini, appunto. E quello è perché quelle persone non interessava proprio niente di, né per la propria sicurezza e la propria salute né per i propri bambini, perché uno se pensa che il Covid ha fatto tanti morti e allora non si tutela il testo, va a protestare per i propri diritti, nel senso che ognuno ha diritto di esprimere le proprie idee anche se diverse, però va con la mascherina e non si porta i bambini. Quelli, è libertà, libertà, ma libertà, la libertà non è quella di nuocere a se stessi, agli altri, alla comunità e ai bambini, ma quelli non ci arrivano. Questa è la mia opinione, siamo un paese democratico e l'ho detta. Ok? Poi, per quanto riguarda, io porrei molta attenzione anche qualcuno là in comune che va a dire non occorre la mascherina, come è stato fatto un intervento mi pare a Ring, che c'era anche la Savino che si è arrabbiata, giustamente anche Russo, di due schieramenti diversi, no? Io questo vorrei un attimino, io guardi, la maggioranza vuole che le persone si tutelino, anche là in comune, tutti quelli che lavorano là, se qualcuno no, e vorrei che qualcuno magari facesse un intervento più decisivo di far capire a quella persona che se vuole stare nella comunità deve tutelare se stesso, anche gli altri, e non dare messaggi sbagliati, ok? Proprio perché rappresenta un posto là al comune e anche la gente. Il lavoro interinale purtroppo è un problema già da tanto tempo, perché io ci sono passata, mi hanno mandato via perché hanno perso l'appalto, io ho dovuto trovarmi un lavoro, prima prendevo 1.080 euro, dopo ne prendevo 400 di euro, lavoro interinale. Sì. Io sono passata da 4 ore a 3 ore, 2 ore, un'ora e mezza di qua, un'ora e mezza di là, quindi lo conosco questo problema. E purtroppo qua io non so, questo dovrebbe fare chi fa le regole del lavoro, non so chi fa i contratti, non so se i sindacati possono fare qualcosa, perché adesso come adesso dovrebbe aumentare le paghe per i lavori interinali, perché c'è gente senza lavoro, quindi chi va a lavorare è anche difficile trovare, perché io ho avuto tanti problemi, con tutto che ho fatto l'esperienza nel settore, per esempio mense, io ho avuto difficoltà a trovarlo per il lavoro interinale. Quindi io non lo so se i sindacati possono fare qualcosa, qualcuno del lavoro, il ministro del lavoro, se possono fare qualcosa perché ci sia più lavoro per la gente e anche un aumento per il lavoro interinale, perché guardi, è poco quello che danno, è veramente, mi spiace il signore che ha dovuto andare a Gorizia e purtroppo è così, c'è grazie poco lavoro. Signora. Grazie. Degli spunti, beh, su cortei, regole, eccetera, ovviamente sua opinione, non vado a dibattere. Sul discorso lavoro, Guaiana, adesso io voglio dissociarmi dall'accusare gli interinali che sono quelli che abbassano, perché non conosco il sistema, l'ho conosciuto in parte in passato e non me la sento di additare a loro un problema legato a, avranno i loro sistemi perfettibili, in questo colgo l'assist della signora, forse i sindacati potrebbero approfondire eventualmente come sta andando adesso, darci anche un report della situazione, quello è un qualcosa che il sindacato fa a cadenza regolare. Certo è che, come si diceva prima, la premessa di un lavoro di stabilità, un lavoro di sicurezza, è un lavoro che possa anche soddisfare le richieste dell'utenza è sempre più difficile da trovare e da mantenere. Assolutamente. E su questo il Partito Democratico a livello proprio governativo è molto impegnato, nel senso che c'è storicamente
una bagarre, una confusione, un'eccessiva contrattazione. Cioè in Italia abbiamo centinaia e centinaia di contratti differenti che servono, servono a fare veramente confusione e a creare queste condizioni di stabilità e di precariato che sono assolutamente insostenibili. Va fatta una semplificazione dei contratti, in altri stati è così, esiste il contratto a tempo determinato e magari la possibilità in certi casi di chiudere il rapporto se ci sono delle difficoltà, ma tutti i contratti che abbiamo noi a tempo ora sono veramente delle follie. Io penso a queste persone che hanno, io parlo da persona che lavora a tempo determinato, in ente pubblico ed è garantito, ma persona che lo è da pochi anni in realtà, io almeno per 20 anni sono stato a tempo determinato, quindi capisco perfettamente la signora cosa vuol dire andare a cercarsi il lavoro, fare concorsi e quant'altro, è una condizione molto molto difficile. C'è un altro problema grossissimo in Italia, noi abbiamo le paghe, le retribuzioni più basse praticamente in Europa, credo soltanto la Grecia abbia delle retribuzioni più basse di noi. Faccio solo un esempio, io sono figlio di insegnanti, un insegnante a metà carriera in Spagna, non parlo di Svezia, Norvegia, dove hanno il petrolio, in Spagna prende praticamente quando prendeva mio padre a fine carriera, sostanzialmente. E cosa vuol dire questo? Questo vuol dire che assolutamente vanno aumentate le retribuzioni, e sì, d'accordo, legate alla produttività e quant'altro, e c'è una grandissima chance adesso legata appunto a questa transizione ecologica e digitale. È chiaro che non c'è una difficoltà, cioè chi faceva un lavoro di un certo tipo deve essere in qualche maniera riconvertito tramite azioni di formazione, ma grazie a Dio in questo piano nazionale di ripresa e resilienza c'è molta di questa attività, quindi bisogna avere veramente buona volontà e riuscire anche un pochettino a in qualche maniera riconvertirsi. Ecco, c'era molto bisogno di riconvertirsi. Stanno nascendo dei lavori, delle attività che prima non erano impensabili. Il concetto, per esempio, un concetto fondamentale che sta venendo fuori nella manifattura è che la proprietà di un bene andrà a scomparire. Cioè sempre di più sta affermando il principio del servizio. Cioè io vendo un servizio e non un bene. Faccio un esempio banale. La lavatrice, ma tra qualche anno la lavatrice non ce la venderanno più, ma ci venderanno il servizio. Lo fanno già per esempio con le fotocopiatrici. Una fotocopiatrice tipicamente in ufficio io non te la vendo, ma ti do il servizio. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che cambieranno le forme di produzione, probabilmente ci sarà molto più robotizzazione, quindi ci sarà meno persone che lavoreranno in fabbrica, però magari molti più che lavoreranno in progettazione o nei servizi. Avete visto con la pandemia cosa è successo col discorso dei delivery, per esempio. Certo. E sempre di più probabilmente ci arriveranno a casa i prodotti, quindi cambieranno veramente le forme di lavoro e lo Stato in questo deve aiutare, secondo me deve aiutare, il Partito Democratico lo sta facendo molto, semplificando i contratti, ci vogliono meno contratti assolutamente, perché sennò è una follia, e aumentando anche le retribuzioni, perché veramente avere essere fanalino di coda in Europa e abbiamo... Io dico sempre, ecco, non sono un economista, ma uno Stato va bene se il proprio mercato interno tira. Ma il mercato interno tira, pensiamo a noi stessi, se abbiamo soldi nel conto corrente per spendere, ecco, possiamo sempre andare a puff, come si vuol dire qua a Trieste, a debito. E quindi assolutamente vanno aumentate. Se io penso a persone che devono avere 400 euro al mese, veramente mi vengono i brividi. Se penso anche a cosa sta succedendo con l'aumento delle bollette, infatti, e anche qui, infatti. Meno male che lo Stato... Di quello, se siete d'accordo, volevo anche parlare. Ma assolutamente, io preferirei che le persone... ognuno ha le sue idee, può fare quello che vuole, andasse in piazza a manifestare piuttosto per le bollette e non tanto per il fatto del vaccino, che signori miei, veramente finiamola, la signora parlava benissimo, finiamola un po' con l'ignoranza, cioè numeri alla mano, si sta parlando in questo momento di una epidemia dei Novax da noi ma anche in Austria. Avete sentito il lockdown per i non vaccinati? Sì, cioè dappertutto sta chiudendo perché c'è un'epidemia di Novax, cioè chi si vaccina, questo è un dato, poi chiudo Bernardo, chi si vaccina in questo momento ha un rischio di prendere la malattia del 75%, lo dicono gli ospedali, e del 25%, scusatemi, e per il 95% è coperto da una forma molto grave. Questi sono numeri, quindi vuol dire che di fatto dobbiamo vaccinarci e basta, fesserie, insomma. Ecco. Cristelli, se vuole un commento su questo, poi c'è una mail che parla dell'Ovovia, se vuole gliela leggo. Così poi io... buongiorno, forse il progetto dell'Ovovia si dovrebbe fare in conclusione dei lavori in Porto Vecchio, cioè quando si vedranno realmente i flussi delle persone che si muoveranno nelle aree oggetto del trasporto aereo. Prima potrebbe risultare un sicuro fallimento, ci scrive Roby. Allora, intanto rispondo prima al tema sollevato dalla signora, che era già stato sollevato prima dal signore, prima dell'emergenza
e il discorso sul lavoro. Io credo che ci sia necessario un intervento in questo paese che viene rimandato da tanti anni, tanti decenni, da una parte per magari assenza di sensibilità di alcune parti politiche, dall'altra anche per spirito di autoconservazione di alcune sacche legate anche al mondo sindacale, ovvero il salario minimo. Il salario minimo è una misura che viene criticata perché potrebbe creare disoccupazione nel breve termine, perché dicono a tali regole l'impresa licenzia. Io penso però che allo stesso tempo l'impresa deve comunque lavorare, quindi dal mio punto di vista fare una mossa che sia anche culturale ma soprattutto di intervento universale, perché è quello che manca spesso in Italia, cioè la parcellizzazione dei diritti, secondo me è un passaggio fondamentale sui quali si è lavorato forse in maniera troppo timida. E invece ci vorrebbe, come ad esempio anche la contrattazione aziendale, il fatto di avere maggiore rappresentanza dei lavoratori all'interno degli organismi di rappresentanza delle aziende. Sono tutte misure che purtroppo c'è un pezzo del sindacato che non è d'accordo, perché gli si toglie una golden share, gli si toglie un pezzo di legittima forza contrattuale, appunto, da questo punto di vista. Io credo però che invece si debba entrare in una stagione dove si spostano diritti, risorse e mezzi dalle corporazioni ai cittadini, perché oggi come oggi l'individuo c'è una complessità del mondo del lavoro, una complessità anche della società, per la quale ormai si può dire tranquillamente i corpi intermedi non riescono a coprire tutti gli interessi in gioco. Quindi secondo me lo Stato deve intervenire per rendere il più universale possibile i diritti economici, i diritti sociali e quanto ne diviene. Quindi questa è la mia posizione al riguardo, e su questo ci stiamo anche spendendo anche a livello nazionale come Italia Viva. Sul discorso dell'Ovovia, sì. Allora, Ovovia è un tema complesso, nel senso che se dovessi rispondere di getto, io direi, secondo me, sarebbe meglio investire su altro. Però è anche vero che, come diceva il collega Guaiana, bisogna anche ragionare in termini di realtà. C'è stato un bando, è stato presentato un progetto, ci sono dei fondi. Rimettere tutto in discussione non è da forze politiche responsabili, dal mio punto di vista. Cioè dire abbattiamolo e buttiamolo via a priori, a prescindere, secondo me non è costruttivo nei confronti della città. Quindi, qualcuno l'ha valutato, qualcuno l'ha giudicato, comunque ha lavorato una struttura del comune. Io conosco l'ingegner Bernetti, una persona preparatissima, quindi mi fido comunque che abbia fatto delle valutazioni il più possibile attinente alla realtà. C'è il tema dei flussi, che infatti secondo me va in linea con quello che diceva il telespettatore. Più che dire valutiamo adesso se il tema è veramente a fronte della rivoluzione urbanistico paesaggistica di quell'area lì, dove poi sarà il catalizzatore di questo trasporto, capire quali saranno veramente i flussi della città. Quindi sicuramente quello sarà un tema importante. Penso che più di noi ci sono esperti di logistica, certo, di trasporto, certo. Che possono fornire. Facciamo una commissione dove ci sia una rappresentanza equa di maggioranza e opposizione, dove si lavori in maniera congiunta sul tema. Io lancio questa proposta, tanto si possono creare delle commissioni temporanee ad hoc e si lavori in maniera congiunta su questo, non per archiviare e cancellare, perché io lo dico con rispetto, non sono d'accordo con le mobilitazioni per abbattere questo progetto, perché non lo trovo costruttivo per la città, però siccome ci sono esempi virtuosi di città europee dove comunque si è fatto, e sono città che comunque hanno il loro affaccio al mare, cioè non dico che sono città simili a Trieste, però diciamo che si potrebbe pensare di riadattare, da contrario moderato di getto, no? Perché di getto direi ma secondo me si potrebbe fare altro, dico valutiamo, perché comunque è una proposta che è stata valutata positivamente, ci sono dei fondi, facciamo un approfondimento serio. Allora, andiamo a telefonare, buongiorno da maestro. Buongiorno. Vorrei pregare il Prego. Ministro di musica, se potrebbe suonare, a parte la Ovovia, la canzone Manuela, o la versione di Iglesias o della versione vecchia di... Guardi, non riusciamo a sentire, se può per cortesia ripetere da capo. La canzone Manuela, se può suonarla... Ok, c'è una richiesta, la canzone Manuela. Sì. Okay. O la versione di Julio Iglesias o la versione italiana di quell'altra vecchia canzone. Vabbè, glielo sottoponiamo a maestro. Grazie.
Vabbè, abbiamo una richiesta, ma non so se può soddisfarla subito oppure ci arriviamo dopo. Allora, adesso faccio, vorrei fare Michael Bublé. Perché così, non natalizio, quelle canzoni normali. Sì. E poi... E dopo parliamo anche delle luminarie, no? Magari, sì. Ok, la canzone si chiama Everything e fa più o meno così. You the light in the sand when I get to fall. You the swim in the August sea. You the perfect thing to sing. Hey, you play this gold on the skin up. Where you smile at me, you know what's up to you. Why you do? Maybe you don't. You tell them that you don't know it. Cause you can't see when I look at you. And baby, this way. Life. And to these grills of time, see we see you ever see, you ever lie, you ever would, you ever feel. You are carousel, you are wishing, air your life where you're in. You have mercy, you're from outer space. You ever meant it, my every day. And I can't believe when I am mad and I'm gathered with you, baby, just because I get wherever. It's the way I will see it. And you know what I can't let you do. And baby, this great. Complimenti maestro. Grazie mille, grazie. Signora. Andiamo a allora, una mail dice favoloso abbattimento di boschi sotto l'obelisco fino a Ceda San Mare per far posto ai piloni dell'Ovovia. Non penso sia così. Credo che sia un'attività, se ho capito quella che indica la telespettatrice, un'attività per far posto a delle abitazioni private o dei palazzi nuovi. Credo, perché c'era già da tempo questa prospettiva di una nuova edificazione in quella zona verde di Barcola, motivo per cui poi anche c'è stata una raccolta firme da parte di alcuni residenti, c'è stata anche la presa in carico di questa problematica da parte del consigliere Babuder, avevamo fatto uno o due servizi sul posto, quindi credo che si tratti della situazione che vi ho appena descritto e non per fare i posti ai piloni alla Bovia, anche perché, come diceva prima sia Guaiana che Cristelli,
c'è un progetto di massima, ma non c'è un progetto esecutivo. Si possono mettere piloni. Siamo ancora, non c'è ancora, siamo ancora alla gestazione. Siamo ancora alla fase di studio. Ma infatti, allora, una cosa importantissima da dire, stiamo vedendo quello che sta succedendo nel mondo in termini di cambiamento climatico e quant'altro. Quindi il motto deve essere: per ogni albero che abbatto ne metto almeno due. Allora, quando ci faranno vedere le carte, come si dice, ci mostreranno il piano di, io credo che in questo momento c'è soltanto un piano di fattibilità, c'è solo una fattibilità, e credo che sia una fattibilità tecnica, non so quanto economica. Dei documenti che ho letto, non ho letto molte notizie su quello che riguarda i flussi di persone, ma anche i costi di gestione, perché attenzione che queste strutture sono state applicate, come si diceva prima, per collegare aree molto molto abitate, ma sono molto diffuse in metropoli. Cioè, mi stanno mostrando degli esempi, non so, a Buenos Aires, a Barcellona. Ora, voglio dire, paragonare Barcellona a Trieste è un pochettino, qualcuno più furbo, io sono di Erice, no? Sono nato a, sono siciliano, qualcuno più furbo mi dice che c'è una teleferica ad Erice, ecco, quella potrebbe funzionare, ma in realtà lì c'è appunto un centro culturale, ma anche un centro turistico, uno dei più importanti che c'è in Sicilia, quindi effettivamente c'è questa dimostrazione di flusso punto a punto necessario, quindi queste sono cose fondamentali. Ma tornando a quello che diceva la mail, io sono d'accordissimo, cioè nel piano, nel programma che ci mostreranno, assolutamente va salvaguardato il verde. E se, voglio dire, io ho visto alcune infrastrutture di questo tipo, in realtà oramai fanno dei piloni abbastanza, cioè cercano di essere meno impattanti possibile, quindi di distruggere uno possibile, però per ogni albero che dovesse cadere io ne voglio vedere meno 3, 4, 5 piantati qualche altra parte, perché sennò questo mondo noi lo distruggiamo, e questa deve essere una condizione sine qua non, ecco, assolutamente, se no non si va avanti. Ecco. Allora io anticipo la pubblicità di qualche secondo per dar modo poi al rientro di sentire una telefonata, di dialogare ancora con gli ospiti e di tornare a sentire qualcosa dal maestro Alex Vincenti. Breve pausa, ci vediamo tra qualche minuto. Torniamo in diretta con Sveglia Trieste, andiamo a sentire una telefonata, poi torniamo con il dialogo con i nostri ospiti e sentiamo qualcosa dal maestro Vincenti. Buongiorno. Un buongiorno a voi. Buongiorno. Ecco, volevo segnalare una situazione che ho potuto constatare giovedì passando per il giardinetto che è a fianco del teatro della Trifkovic, della sala Trifkovic. C'erano due operai, anche loro stranieri, insomma, no, noi triestini, che stavano facendo un'erba che non era alta, ma un'erbetta a poco. Poi sono andato in un ufficio, tornando ho visto gli operai che andavano via, senza aver praticamente tirato via tutte le carte, le bottiglie che erano sul manto dell'erba. Allora ho domandato a loro, ma come, voi tornate poi a pulire il prato? No, viene un'altra ditta. Dico, come viene un'altra ditta? Ma voi, sì, perché è così. Qui noi facciamo, poi vengono gli altri a pulire e poi c'è un'altra ditta che taglia anche i cespugli. Cioè tre ditte per fare un pezzettino di erba. Adesso io mi domando, come lavora questo comune? Chi sono i dirigenti così intelligenti da far fare a tre ditte differenti un lavoro? Difatti ieri sono passato anche e ho visto ancora le immondizie sul prato. Ecco, questo volevo dire. Okay. Ma ci sarà qualcuno che riesca a fare i lavori, a far fare i lavori a una ditta che ci costerebbe oltretutto anche di meno? Ecco, grazie. Grazie. Questi sono un po' i paradossi italici che troviamo. Di, prego. Che non vuol dire che sto smentendo il signore, però una cosa è la cura del verde, una cosa è poi la rimozione e la gestione dei rifiuti.
Cioè, lì io capisco che possono esserci due soggetti diversi. Sì, sì. Avere anche il terzo che taglia il cespuglio. No, quello è il paradosso di cui parlavo. Mi pare un po' esagerato. No, è chiaro che chi sfalcia l'erba non è che poi è addetto allo smaltimento delle bottiglie o del vetro o della carta che trova perché gli incivili lasciano per terra e non conferiscono correttamente. Quindi non è che è colpa loro. Sì. Forse si può ottimizzare. Adesso io non so come funziona la macchina del verde pubblico né la macchina comunale, ci mancherebbe. Si può ottimizzare chi sfalcia, eventualmente può anche smaltire ciò che sfalcia, oppure se devi fare un'operazione sul verde e ne hai la competenza, lo fai sia sul verde di una determinata maniera che in un'altra. Però, ripeto, è una mia visione ignorante della macchina, quindi può essere che dopo vengo puntualmente smentito dicendo no, perché loro hanno competenza su quel tipo di piantumazione e altri su altre. Quindi là alzo le mani, mi arrendo e chiedo scusa. Guaiana, non so se lei ha più conto di come funziona. Sono d'accordo con te, è che... è sempre stato il problema dell'italiano, cioè noi amiamo fare 20.000 leggi e poi non rispettarle, questo è un problema, per creare un clima anche di terrore quasi spesso, ma lo dico questo perché sul tema dei rifiuti, di cui l'amico Cristelli è anche più esperto di me, è un tema caldissimo, cioè bisogna stare molto attenti, nel senso che quando io toccare un rifiuto, trattarlo, ci vogliono delle particolari autorizzazioni, quant'altro, quindi è un tema veramente sensibile, per cui probabilmente le ditte stavano lavorando in questa maniera perché magari quella che sfacciava non c'aveva l'autorizzazione per... Sì, potrebbe anche essere questo il problema, è un problema autorizzativo quasi. Volevo domandarvi una battuta veloce a entrambi, poi sentiamo qualcosa dal maestro. Partecipazione dei cittadini su Ovovia, ve l'aspettate voi? Cioè che dopo che si facciano dei passi avanti da oggi, insomma, i prossimi mesi, e si arriva alla definizione di ok, facciamo, vi aspettate che poi si dica ok, cittadini, cosa ne pensate, dateci i vostri spunti, eccetera? Allora, noi come Partito Democratico la chiederemo, direi quasi urlando ogni giorno, ecco, assolutamente. Dalle prime uscite che ha fatto il sindaco, lui ha detto che vorrebbe comunque, sì, vorrebbe, quindi io se l'aspetta, lo prendo per buono la sua uscita. Quello che dico io è che un progetto così grande, un progetto che si in qualche maniera si innesta nel Porto Vecchio, quindi questo giacimento petrolifero che abbiamo, deve assolutamente coinvolgere i cittadini, ma spiegare anche bene, perché come si parlava prima dei flussi e quant'altro, spiegare per esempio perché questo progetto è stato approvato dal Ministero per le Infrastrutture e Mobilità Sostenibile, quindi in maniera molto chiara, molto, molto evidente. E siccome, ripeto, siamo appena nella progettazione di massima da fare, perché è passato un progetto di fattibilità, c'è ancora da fare la progettazione di dettaglio, la definitiva, e quindi c'è tutto il tempo per in qualche maniera perlomeno integrare questo servizio, a mio avviso, nel trasporto pubblico locale, perché si faceva prima durante la pubblicità degli esempi, cioè questo è un sistema che deve integrarsi nella vita del cittadino, non soltanto per il turista, perché vuol dire, questo andrebbe bene se noi fossimo una città come Dubrovnik, che ha una teleferica di questo tipo, o appunto Erice, dove sono nato, dove è assolutamente essenziale, altrimenti tu non riesci praticamente ad andare a visitare il bene che ha milioni di... Ma noi siamo una città che vive anche di lavoro, e quindi deve assolutamente essere questo sistema ben interlacciato in quelli che sono i flussi del lavoro, e quindi vanno calcolati e vanno spiegati al cittadino, che può dire anche da sua, perché il cittadino lavora e quindi può dare anche dei suggerimenti, può dire guarda che io quella teleferica in 20 anni non la prenderò mai per andare a lavorare, è assolutamente inutile. Questa è una cosa interessantissima da... Cristelli, sul punto di vista? Sì, allora io sono chiaramente d'accordo sul fatto di ampliare la partecipazione in merito. Io penso che su tutti i progetti strategici di una città, di una regione, ci vorrebbe il coinvolgimento ampio della cittadinanza, in un'ottica che non è quella referendaria, quella domani faccio il referendum così ti faccio il dispetto, eccetera, ma è una visione di democrazia partecipata. Prendo un esempio su tutti che secondo me è stato un esempio di successo: Macron in Francia un anno e mezzo fa cosa ha fatto? Un esperimento che viene ormai studiato da molti esperti di democrazia sul fare un campionamento di un'assemblea di 200 cittadini che erano rappresentativi della popolazione francese e hanno discusso e deliberato e approfondito insieme al governo dei provvedimenti sul cambiamento climatico. È un modo innovativo di coinvolgere. Io non dico che adesso Trieste deve fare come la Francia, però secondo me coinvolgere le circoscrizioni in questo processo di dibattito dal basso potrebbe essere molto interessante, da un lato per la fase di spiegazione, quindi di semina sul discorso del progetto, approfondimento e quant'altro,
Però può essere un modo, e coinvolgendo delle circoscrizioni, organizzando delle assemblee pubbliche dove si portano esperti, dove si discute e si affronta, si può fare un processo partecipato. Mi auguro che il sindaco non replichi l'esperimento fallace di Piazza Sant'Antonio, dove poi hanno votato poche centinaia di persone. Era stato fatto una sorta di sondaggio online. No, non si fa così il coinvolgimento dal basso del partecipato della cittadinanza, soprattutto adesso, perché non basta pubblicare un sondaggio online, bisogna fare un lavoro di coinvolgimento dei cittadini, ma anche degli attori, degli stakeholder, delle categorie che ci sono in città e che sono interessate ad approfondirlo. Quindi la mia proposta è coinvolgere le circoscrizioni nell'organizzazione di questi momenti. Allora, una mail dice: buongiorno, farei un distinguo sulla capacità teorica di trasporto dell'OVVE e la reale risposta da parte dell'utenza, insomma, di quello di cui abbiamo parlato poco fa. Il tema della funivia CEDAS Vedete Italia era stato trattato in un articolo del Piccolo il 27 luglio del 59. Tutti d'accordo, unico problema mancanza di fondi. Tanti anni fa. Buongiorno, buona giornata a tutti. Licenziamento TUIAC, immagine su tutto, però non si è ancora visto o sentito la parola solidarietà. Quanti casi peggiori, maestre, tutti al loro posto, vedremo più avanti. Vabbè, quando una persona perde posto di lavoro è sempre una sconfitta. Poi le cause, le motivazioni, come si è arrivati a questo sono diverse. Io non mi esprimo per rispetto per la persona TUIAC, quindi poi perché non voglio assolutamente prendere una posizione in questo mio ruolo, se dopo i nostri ospiti vorranno farlo, lo faranno. Certo. Cosa ci invece propone il maestro? Bernardo, allora torniamo al discorso di quel telespettatore che ha richiesto Manuela di Iglesias. Benissimo. Io mi ricordo di una tournée, mini tournée che ho fatto a Formentera nel 2014, che mi chiedevano la canzone di Iglesias, chiaramente, e le cantavo in italiano. Ah, ok. Erano stupiti, però piacevano, perché poi sono italiano. Vabbè, poi sì, poi è anche un po' diverso. La canzone, sì, si chiama Manuela, la canzone di qualche tempo fa più o meno così. Se di notte voglio amore, c'è una sola donna che lo fa, Manuela. La sua vita è una stanza dove l'innocenza non entrò, Manuela. Lei non dice mai parole, odia al vento il sole, e così, Manuela. Occhi grandi come il mare, anche lei, Manuela. E se ho un appuntamento, io non penso ad altro, perché lei, Manuela. È una parte di infinito, perché solo io ho capito l'importanza dei suoi baci e l'amore immenso che mi dà, Manuela. 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 E così la mia avventura, al principio un gioco, ora lei, Manuela. Solo vivo, solo penso, solo che se esiste, se c'è lei, Manuela. Se mi dà un appuntamento, io non penso ad altro, perché lei, Manuela. È una parte di infinito, perché solo io ho capito l'importanza dei suoi baci e l'amore immenso che mi dà, Manuela. È una parte di infinito, perché solo io ho capito l'importanza dei suoi baci e l'amore immenso che mi dà, Manuela.
Manuela. Manuela. Bravo maestro. Molte grazie. Dunque, volevo fare una domanda sulle luminarie. Ci sarà anche quest'anno la polemica, secondo voi? Parto da Cristelli, poi torno da Guaiano. Sì, prima di risponderti, sì, però voglio fare un piccolo passaggio per ricordarmi, visto che l'hai tirata fuori dalla questione di Tujac. Sì, sì, l'abbiamo letto prima. Senza nessuna polemica, cioè nel senso, come dici tu, quando perde una persona un lavoro è sempre una sconfitta, perché? Perché ne ricava poi di conseguenze la famiglia. Chiaro, chiaro, chiaro. Perfetto, benissimo. Io mi fermo qui. Io però, siccome l'ho fatto su Facebook, lo faccio anche qua pubblicamente, io mi permetto di fare un passo in più. Cioè, ok, Fabio Tujac è una persona che ha perso il lavoro per sua responsabilità. Non è un povero individuo che è stato colpito dalla crisi, da un licenziamento illegittimo, da una situazione di discriminazione. È una persona che ha fatto fare un certificato di malattia falso, falso, perché così è, e lui era in piazza a protestare, a inveire contro la tutela della salute pubblica. È una persona che è stata licenziata. Lo Stato, siccome la dignità non si toglie a nessuno, avrà, ci saranno gli strumenti che gli permetteranno di avere ammortizzazione del suo disagio. Detto ciò, io non mi unisco alla solidarietà. Io ho visto ondate di solidarietà solo perché è un personaggio pubblico. Personalmente io credo che ci sono tanti anonimi nella nostra città che hanno vissuto le stesse situazioni, magari non per causa loro. Io mi permetto di fare esprimere solidarietà a queste persone, non a Fabio Tujac. Ieri il Comitato dei Lavoratori Portuali, durante la conferenza stampa, ha anche ribadito: non c'è solo lui presi da questo provvedimento, esatto, ce ne sono altri. Bravo. Quindi, no, questo per completezza di informazione. Sì, ma se mi permettete. Una cosa, io onestamente ancora pubblicamente non ho detto nulla su questo caso, che è un caso assolutamente per me triste, perché quando c'è un padre di famiglia che in qualche, abbiamo scoperto, anche io non lo sapevo questo, che anche un figlio che non sta bene, perde il lavoro, sicuramente è una situazione drammatica. Però c'è anche un discorso di liceità, quando un dipendente, io quando ho firmato il mio contratto di dipendenza, mi è stato chiesto di essere leale. E l'azienda deve fidarsi di me. Sì. Ora, cosa è successo? Sicuramente Tujac ricorrerà, adesso vedremo cosa succederà. Ecco, non mi permetto di dire assolutamente, lo decideranno i giudici, perché sicuramente si andrà probabilmente in causa del lavoro. È successo sostanzialmente una perdita di fiducia, cioè l'azienda che ripone una fiducia nel lavoratore. Con questo comportamento, stante quello che noi possiamo sapere, e questa fiducia l'ha persa. Questo è gravissimo, è uno proprio dei vulnus. Secondo me, infatti, mi auguro per la famiglia di Tujac, piuttosto che per Tujac, che lui possa trovare un lavoro e quindi possa dare il pane ai suoi figli, ma molto difficilmente credo che possa tornare, come lui auspicava, a lavorare per l'azienda con cui il rapporto di fiducia è stato assolutamente deteriorato e distrutto da un comportamento, da quello che leggiamo, assolutamente illecito. Poi c'è un dato politico, ecco, vuol dire, lui è stato un consigliere, è stato un uomo pubblico. Ecco, secondo me mai come in questo momento è importante invece dare un messaggio di liceità. Cioè, io dico, si può manifestare, sì, però sempre prima le regole si rispettano, poi in qualche maniera, nel modo lecito e il più lecito possibile, manifesto la mia insofferenza, ecco. Ma se perdiamo questo aggancio, si rompe lo Stato, signori miei. Cioè, se voglio dire, io perché devo fermarmi al semaforo rosso? Il semaforo rosso limita la mia voglia di correre per città. Ecco, allora, se cominciamo a dire che io ho bisogno, visto che mi sono comprato una macchina nuova, di correre per città e il semaforo rosso limita la mia capacità di spinta, ma diventiamo matti, cioè andiamo tutti a fare incidenti e quant'altro. Ecco, ho visto, passavano poi le immagini di una persona che io non sopporto, di Sgarbi, che si è tolto... C'è una mail anche su questo. Sì, si è tolto i calzini. Queste sono delle immagini orrende, brutte, che si collegano poi al discorso... Grottesche. No, perché mio padre mi ha sempre insegnato che la mia libertà finisce dove inizia quella degli altri. Ora, probabilmente Sgarbi confonde casa sua
con un ambito pubblico, perché sfido chiunque di noi ad andare in un bar, in un luogo pubblico, a togliersi i calzini o togliersi, mettersi a torso nudo. Ecco, a casa tua lo puoi fare, ma se sei in un luogo pubblico, ma a maggior ragione se sei un personaggio pubblico, è il messaggio forte che dai, è il messaggio che dai di assoluta, come dire, posso fare quello che voglio. Ed è gravissimo questo, perché noi abbiamo fatto dei passi avanti. Io cito sempre l'esempio dei revolver nel Far West, quando le cose non andavano bene, tirava fuori la pistola e sparava. Se eri più bravo dell'altro, lo ammazzavi. Torniamo al Far West. Io penso che le regole, che a volte ci sono un pochettino pesanti, ma sono fatte proprio per tutelare, l'ha detto qualcuno prima di me, i più deboli. Cioè, quando si parla di Green Pass o quant'altro, noi stiamo tutelando i più deboli, stiamo tutelando gente che non si può vaccinare. Cioè, noi parliamo di gente che dice mi vaccino, non mi vaccino, ma c'è una persona che vorrebbero, ma non possono, perché sono politrasfuse, perché hanno avuto un trapianto, persone che rischiano la morte se vengono contagiate. Quindi tutte queste tecniche servono poi a garantire le persone più deboli. Quindi secondo me è un discorso proprio di tutela. Di tutela, ecco, che va detto. Chiaramente. Sentiamo un'altra telefonata, buongiorno. Buongiorno. Prego. Buongiorno maestro, buongiorno al giornalista e buongiorno ai suoi ospiti. Buongiorno a lei, ci dica. Allora, io quando ero piccolo, volevo parlare della funicolare, no? Sì, fa piacere. Io quando ero piccolo e sono sempre stato attratto da queste installazioni, diciamo, no? Quando andavo in montagna, a Gubbio mi viene in mente, come l'ha già citata, Barcellona. E quindi a me personalmente non dispiace l'idea, il progetto così, questa buttata insomma del sindaco di piazza che forse si concretizzerà con 48 milioni. A me personalmente non dispiace, capisco però anche il scetticismo di altre forze politiche, il scetticismo della popolazione, lo capisco. Allora io rimarrei nel dubbio e chiederei che questi soldi del PNRR vengano impiegati per la costruzione dal Lazzaretto a Monte Croce, anzi a Monte Forno, di un muro antimigranti. Questo è il mio suggerimento. Poi volevo chiedere, informare il suo ospite con la camicia bianca, che ne casa che se vedi il buligolo. La saluto. Oh, vabbè, che dalla camicia si vede un po' il sotto, ciò che c'è sotto, vabbè. Ma purtroppo è così. Vabbè, la prossima volta col cappotto, una battuta. E, dunque, tema sicuramente difficile da trattare, quello che è relativo da un lato a un'opera pubblica sulla mobilità e dall'altro un muro antimigranti. Mm-hmm. Abbiamo visto come in Europa certi stati lo hanno fatto. Cristelli, comincio da lei questa volta di nuovo. Abbattiamoli questi muri, cioè posso dirlo, cioè, mi ritrovo nel 2021 a discutere di muri da ereggere, cioè noi la storia dell'uomo è andata verso l'abbattimento dei muri, che non sono solo muri fisici ma anche muri mentali, divari culturali, cioè, io sinceramente penso che siano il giusto e legittimo, come si può dire, falso bersaglio di alcuni che lo piazzano lì per dire ecco abbiamo fatto il muro. Ma signori miei, cioè, la gente arriverà comunque, cioè la gente dalla fame, dalla carestia, dalla privazione di diritti fondamentali arriverà comunque, cioè, quindi mettiamocelo in testa che se non risolviamo noi come paesi occidentali che hanno creato anche problemi in alcune zone del mondo e allo stesso tempo ci viene richiesto anche uno sforzo di collaborazione perché è nostro interesse, questi flussi non li risolveremo mai. Quindi sì, possiamo dire aiutiamoli a casa loro, mettiamo i muri, facciamo quello. Cioè io li trovo tutte le chiacchiere da bar, sinceramente. Sì, anche io sono d'accordo. Cioè, storicamente i muri, e io penso al muro di Berlino, per esempio, che ho avuto la fortuna di vedere, sia in piedi e poi abbattuto, i muri vanno sicuramente abbattuti. Però mi sono molto d'accordo su quello che sta facendo il governo Draghi attraverso il multilateralismo. Esatto. Cioè, noi nel mondo stiamo vedendo che vuoi per i cambiamenti climatici che stanno provocando, cioè, signori miei, ci sono persone che non hanno più niente da mangiare. Che non hanno. Allora io dico, ma se una persona, penso nella zona africana, non ha da mangiare, non ha da bere, è chiaro che scapperà da quel luogo e si muoverà. Questo è un discorso. Poi ci sono molti luoghi, oggetti di guerre, quindi va veramente pensato un sistema
Ma lì sono d'accordo con il collega Cristelli, un sistema globale, ecco, proprio recentemente Draghi ha detto, lo vediamo che è scritto sui giornali, che assolutamente va trovato una soluzione a livello mondiale, cioè tutti gli stati, parliamo di, cioè, il mondo ha 3 trilioni di PIL, ecco, ma è possibile che con 3 trilioni di PIL, 3 miliardi di 3 trilioni, cioè sono cifre che sì, neanche riesco a pensare, non riusciamo a fare qualcosa, ecco, e che dobbiamo, io sto leggendo delle cose assurde che stanno succedendo, avete visto, molto spesso poi il mondo si gioca sull'energia, noi magari non lo sappiamo, ma è l'energia che noi stessi, se la mattina non facciamo la colazione, se non prendiamo energia, non facciamo niente, l'energia è fondamentale, stai vedendo cosa sta succedendo in Bielorussia, con Lukashenko, e lì è tutto un gioco legato alle forniture di gas, sì. E anche lì, come diceva la signora, sta succedendo una cosa orrenda, fanno passare dei migranti presi qua e là proprio a chilo, li prendono dalla Siria, li mettono in dei voli con la promessa di entrare in Europa, li scortano addirittura, l'esercito della Bielorussia li scorta al confine polacco dove vengono bloccati appunto da un muro, e poi cosa devo vedere? Devo vedere che tra questo muro e i poliziotti polacchi e i poliziotti bielorussi vedo dei bambini che succhiano dei ramoscelli di albero per non morire di fame. Cioè, questo è drammatico secondo me, cioè, è inaccettabile. Io direi, cittadini, protestate su questo, cioè invece che sul Green Pass, ma dico, di questo non ne parla nessuno, che a qualche migliaia di metri abbiamo gente che poi lì mi pare che siamo già sotto zero, stanno morendo di ipotermia. Sì, c'è una temperatura molto rigida. E anche lì la stampa non mostra, credo sufficientemente, anche non lo fa perché, tra il resto, la Polonia, a me piace il fatto che l'Europa sia aperta, ma ho seri dubbi su alcuni gruppi di Visegrad come stanno comportando, perché la Polonia è stata molto brava a prendere i fondi comunitari da noi, crescere, però poi sui diritti civili, per esempio, ne dico una per tutte, ha rifiutato l'intervento di Frontex, cioè ha rifiutato, l'Unione Europea ha detto guarda che io ti aiuto Polonia. Sul Corriere dell'altro giorno. Esattamente, però Frontex cosa voleva dire? Lo dico per i telespettatori, Frontex voleva dire che arrivava lì la Commissione Europea con le sue truppe e quant'altro, ma anche con i giornalisti, e non li vogliono no. Loro, perché probabilmente non li vuole più nessuno i giornalisti. Ma mannaggia, non è colpa tutta. Ma meno male che ci siete, e quindi è chiaro che è lì si sta, dico al telespettatore, lì si sta costruendo un muro, ma lì probabilmente stanno facendo anche delle porcherie incredibili che noi lì dovremmo protestare. Ecco, qua mi chiudo perché veramente non... Cristelli. Sì, mi permetto di aggiungere, non perché voglio far polemica, ma perché ormai siamo a un punto della storia in cui bisogna dirsi in maniera chiara le cose. Se oggi in Italia c'è anche questo tabù nell'affrontare in maniera seria, anche giornalistica, questi temi, è perché in questo paese da più di 10 anni che abbiamo dei cattivi maestri, delle figure politiche che hanno inquinato il dibattito pubblico, hanno inculcato anche una paura, secondo me, in parte del sistema dell'informazione, nell'affrontare in maniera seria, metodica, approfondita, anche d'inchiesta, tutte queste questioni internazionali, perché è stato creato una bolla gigantesca di rabbia sociale intorno a questo tema. Quindi è una responsabilità anche pubblica e istituzionale che, mi permetto di dire, hanno, come diceva Giuseppe Conte, hanno dei nomi e cognomi, cioè su questo sono d'accordo con Giuseppe Conte, cioè Matteo Salvini e Giorgia Meloni, cioè hanno inquinato un dibattito pubblico e una società, e rivedremo i frutti da qua ai prossimi 10-20 anni, e loro dovranno prendersi le proprie responsabilità, le elezioni politiche. Dunque, le mail sono le più variegate, ovovia, buon sabato a tutti, nello studio da Trieste, nei cunicoli della memoria mi portano un tempo lontano, quando l'architetto Roger, quello per intenderci di Borgo San Sergio e della stazione della benzina, ipotizzava già a quel tempo il bisogno di un collegamento città con il Carso tramite la funivia. Adesso abbiamo questa possibilità, chiedo scusa. Sarà giusto o sbagliato, solo il tempo lo dirà. E in questo, infatti, abbiamo detto anche prima. Poi, ma tanto si urla Green Pass, ma nulla poi si vede di green. Pale eoliche, pannelli fotovoltaici, nulla che rientri in progetti del pubblico. Una paletta, magari, nel vecchio campo carri, visto che la vecchia caserma è in disuso, ci starebbe e servirebbe. Slovenia, Austria, Olanda, Norvegia, Spagna e altre ne fanno uso. Qua da noi, visto il tanto richiamato green, no se pol, punto di domanda. Questi poi sono temi anche più alti, che hanno a che fare con l'energia. Io, e qui vi dovrò salutare perché siamo arrivati al termine, il maestro resta con noi, ci suonerà qualcosa a rientro. Io qua prendo lo spunto che aveva lanciato prima Guaiana sul tema del caro bollette, perché forse la polemica sul Green Pass, che è legittima, che riempie i giornali, di cui anche noi, a mio avviso anche forse troppo, ce ne occupiamo, diamo molto spazio,
sta un po' oscurando un argomento che però sotto traccia arriverà nella bolletta di tutti quanti noi a casa. E lì sì, ci saranno altri 200 euro in più, oltre a chi si fa già il tampone per andare a lavorare, da dover spendere. Forse sarebbe da porgli un accento maggiore, senza denigrare gli altri argomenti. Io prendo il focus su questo. Probabilmente se ne parla poco. Colgo con favore quanto ha detto lei, Guaiana, prima. Mi pare un intervento molto oculato. Mi permetto solo di dire che su questo tema comunque il governo Draghi sta intervenendo. Sta intervenendo, questo quindi è giusto ribadirlo. Non coprirà tutto, no, però c'è stato un intervento di 3 miliardi di euro per sopperire, quindi circa mi pare un 40-50% dell'ammanco, diciamo che, cioè, del rincaro. Adesso non ho capito se in manovra di bilancio si cercherà di aumentare ancora durante la discussione parlamentare. Grazie a entrambi, grazie a Marcello Guaiana del Partito Democratico, grazie, Emanuele Cristelli di Italia Viva. Maestro Vincenti, noi ci rivediamo dopo la pubblicità, si prepari qualcosa, che sono in compagnia del sindaco Ziberna lo accoglieremo musicalmente. A tra poco, dopo la pubblicità. Movimento. Beh, un colpo d'occhio incredibile, veramente, per i giovani, hanno 90 ragazzini, per cui è una cosa molto importante, una bella società. Adesso le abbiamo messo a disposizione veramente un bel campo, poi qui sul Carso era difficile avere un campo, non in erba sintetica. 700.000 euro di lavori complessivi per il rifacimento del manto erboso, le recinzioni ai cancelli, le porte e l'impianto di irrigazione, più gli oneri tecnici e IVA. E quanto è stato messo in campo per riconsegnare al Vesna un impianto sportivo totalmente rinnovato? Sì, di fatto un campo completamente riqualificato, messo in sicurezza, un lavoro importante che abbiamo portato avanti in questi mesi secondo il cronoprogramma. Diamo la possibilità di dare spazio a tanti giovani, un settore giovanile in crescita, ci dice il Presidente, oltre 90 bambini più la prima squadra, quindi un'importante valvola di sfogo qui sul Carso. L'impegno è quello di continuare negli interventi sull'impiantistica sportiva, investiti 30 milioni circa la scorsa consigliatura, andremo avanti comunque con impegni di spesa anche per altri tipi di strutture, palestre, altri tipi di impianti ovviamente, in modo tale da garantire sicurezza e spazi per i giovani e meno giovani, in modo da muoversi ovviamente e fare attività sportiva. Beh, io ringrazio il Comune, in primis il Sindaco, l'assessore Elisa Lodi e l'amico Giorgio Rossi per aver voluto rimettere a posto questo nostro bellissimo impianto che ritengo, come ho detto prima, è forse l'impianto più bello del Comune di Trieste, se non addirittura della provincia di Trieste. È attività che il Vesna usufruirà di questo impianto per l'attività giovanile ma anche per la prima squadra. Infine la richiesta al Comune da parte del Presidente Roberto Vidoni di intitolare il campo a una persona speciale. Abbiamo richiesto ufficialmente al Comune di intitolare questo meraviglioso impianto a un nostro compaesano, Victor Sulcic, architetto, emigrato in Argentina nel 1924 e che fu il progettista del famoso stadio alla Bombonera a Buenos Aires e del famoso mercato frutta e verdura di Buenos Aires. Questo per quanto riguarda il nuovo campo del Vesna. Noi siamo collegati in questa fascia oraria con il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna. Buongiorno sindaco, ben trovato. Buongiorno a lei, Gullotta, naturalmente anche allo studio. Un grandissimo saluto e abbraccio ai tanti telespettatori. Dunque, sindaco, noi la accogliamo con un pezzo del nostro maestro Vincenti. Dopodiché restiamo con lei e andiamo a trattare i temi di questa giornata. Che chiaramente, un saluto al maestro, naturalmente, sì, grande saluto al maestro. Si concentreranno anche sul pomeriggio. Maestro, cosa ci propone? Io proporrei un pezzo di Dean Martin che si chiama Versa Amore, cantata poi da Bobby Solo, da tanti 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 personaggi, e la canzone fa più o meno così. Il Napoli, quel love is key, quel bohème si che we will always see. When the in your eyes, I would be surprised. That's amore. When the world sees the child, I you have too much wine.
Professor Morey. We'll be ring, ding-a-ling-a-ling, ding-a-ling-a-ling, how you sing Vita Bella. He will play tippy-tippy-tay, tippy-tippy-tay, my gay tarantella. When the storm air you to lie fast to Fasumore. When you dance down the street with a cloud at your feet, you love. Where you walk in a dream, but you know all your dreaming, signore. Schools are made by you, see better than Napoli, it's amore. July past the puzzle, it's amore. When the world seems to shine like you with too much white, it's amore. We'll be real, tiga-ling-a-ling, tiga-ling-a-ling, you see Vita Bella. We'll play tippy-tippy-tay, tippy-tippy-tay, like a tarantella, lucky fella. Well, it's time that you should have a poster for some more. When you dance down the street with a claw and you fit with your love. When you walk in a dream, by you know, you're not dreaming, signore. Scusa me, by you see, better no Napoli, it's amore. It's amore. Complimenti maestro. Grazie. Ho visto che il sindaco ha tolto l'audio, aveva paura di farsi sentire mentre cantava. Mentre cantavo, sì, per non rovinare questa bellissima rappresentazione di maestro. Tra l'altro mi prenoterò dopo anche per un brano anche con dedica. Anche okay, con dedica. Okay. Va bene. Poi dovremmo chiamare, non Sveglia Trieste, diciamocelo, dovremmo chiamarlo Sveglia Friuli Venezia Giulia, perché non so quanti telespettatori sanno che Tele 4 è l'emittente televisiva privata più vista in tutta la nostra regione. Devo farvi io pubblicità, Bernardo, devo farlo io pubblicità. Io non posso, però. I giornalisti non possono fare pubblicità, quindi non posso neanche promuovere me stesso. Vabbè, al di là di tutto, sindaco, torniamo un attimo ai temi di oggi. Domanda molto secca, che cosa si aspetta dalla manifestazione del pomeriggio? Ma quello che si attende un sindaco naturalmente è il grande senso di responsabilità sempre da parte di tutti i cittadini e anche dei manifestanti. Noi abbiamo sempre affermato che deve esserci un bilanciamento, un equilibrio, come sempre deve accadere, nell'esercizio dei tanti diritti che naturalmente la Costituzione e le leggi assegnano, attribuiscono ai cittadini. Il diritto a manifestare, a protestare, a contestare è sacrosanto, ci mancherebbe altro, ma è parimenti importante e anzi molto più importante, un esperto in legge direbbe uno ante, cioè prima ancora dell'articolo 1 di qualsiasi legge, uno ante, il diritto ovviamente alla salute, il diritto all'incolumità. Perciò abbiamo consentito per alcune centinaia di metri un corteo dalla stazione ferroviaria di Piazzale Sava sino al Parco della Rimembranza, dove ci sarà una manifestazione statica, perciò se i manifestanti vorranno potranno. Questo per evitare che entro in città, perché non è una manifestazione qualsiasi, nel senso che vi sarà una importante concentrazione di persone che sono, ci sarà anche qualcuno vaccinato contro il Green Pass, ma si può presumere che la maggior parte delle persone non siano vaccinate, perciò va da sé, non lo dice il sindaco, lo dicono gli esperti in pandemie, che il non essere vaccinato naturalmente crea tutto quello che noi conosciamo, e soprattutto in questo momento in cui eravamo già
pronti quasi un po' alla volta ad uscire da questo tunnel della pandemia con tutte queste prescrizioni. E oggi noi avremmo dovuto a Gorizia inaugurare la stagione di prosa finalmente con la presenza al 100%, non lo possiamo fare perché c'è stato un infortunio della prima attrice, ma capisce che quelle cose a cui eravamo abituati, quelle quotidianità del trovarci, del salutarci, del andare al cinema, andare a teatro, abbiamo un po' alla volta ripreso e adesso rischiamo di ricadere, ma per colpa nostra, non per colpa altrui, per colpa nostra ricadere nel tunnel della zona gialla. È una cosa, perciò io mi attendo senso di responsabilità, mi attendo che vengano osservate le prescrizioni che ho posto nella mia ordinanza, perciò distanziamento, e non me lo sono inventato io, sono delle prescrizioni frutto anche di buon senso, distanziamento, laddove non fosse possibile va rigorosamente indossata la mascherina. Ho chiesto che ogni agli organizzatori, che ogni 50 partecipanti vi sia un responsabile individuato dall'organizzazione e anche facilmente individuabile, con una giacchetta fluorescente, gialla, arancione, cui questo elenco di persone dovrebbe essere, cioè deve essere comunicato alla questura prima dell'inizio dell'evento, perciò ogni 50 persone che vi sia uno che controlli i partecipanti e che li induca in continuazione a rispettare le norme. Io voglio sperare, perciò che prevale il buon senso, che non si assista a Gorizia a quelle scene orribili alle quali abbiamo assistito a Trieste, perché mi scusi Gullotta, io sono sempre convinto, come nello sport, uno va su 100 persone che vanno a vedere una partita, 99 sono persone che vanno a godersi una sana manifestazione sportiva, da soli, in famiglia, con i figli, bene. Quando però c'è qualche delinquente, qualche mascalzone, che nelle partite di calcio rammenterà quelli che scagliavano addirittura di scooter sugli altri spettatori, capirà che questi sono dei mascalzoni che vanno in questi luoghi per menare le mani. Allora, io mi attendo da parte di tutti i partecipanti ai cortei che sono lì per manifestare in modo civile ed educato, che ci sia una corale presa di posizione per individuare e isolare questi mascalzoni. Se non viene fatto, mi spiace, se non viene fatto c'è una connivenza, c'è una complicità da parte di questi. Perciò nei nostri cittadini prevale sempre il buon senso, il senso civico, e sono convinto che questo accadrà anche oggi. Devono dimostrare naturalmente di essere capaci di isolare quella parte marginale di persone che invece vengono per tutt'altre ragioni. Allora, ci dobbiamo fermare per la pubblicità, poi torniamo di nuovo in diretta in compagnia del sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna e del maestro Vincenti. Ci vediamo tra qualche minuto, anche perché poi volevo sottoporre il sindaco a alcune questioni che riguardano proprio alcuni, chiamiamoli, passi verso ulteriori restrizioni che già a livello nazionale si stanno verificando. Prendo l'esempio della TP Finals di Torino, dove ieri è stato comunicato a chi aveva acquistato i biglietti che la capienza è stata ridotta dal 75% al 60%, e cui alcune persone sono tagliate fuori. Questo è un segnale di un ritorno a restrizioni almeno preventive, visti gli aumenti di contagi. Ci vediamo tra poco. Bene, torniamo in diretta con Sveglia Trieste, sempre in compagnia del sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna, che è video collegato con noi, e del maestro Vincenti con noi in studio. Sindaco, avevo già premesso, si sta tornando a una sorta di restringimento, poi stiamo parlando in questo caso, ho fatto un esempio di una manifestazione sportiva, non è probabilmente la priorità più impellente del momento, però anche chi organizza e anche chi poi guadagna attraverso lo sport porta il pane a casa. Certo, le motivazioni sulla avversità al Green Pass oggi toccano l'aspetto lavorativo di tutti, e quindi è chiaro che l'accento lì è stato posto con più forza. Però il segnale, qui io prendo l'esempio, il segnale che dà una necessità da parte dell'organizzazione di un torneo di tennis di ridurre la capienza perché la situazione preoccupa, induce
a tornare ai tempi che abbiamo conosciuto nei momenti più severi. Alcuni mesi fa, in cui ci siamo trovati una disciplina diversa e che perciò non era all'inizio neanche compresa, capita da parte dei fruitori di sale cinematografiche, teatro, rammenterà che, o impianti sportivi, che c'era una forte reazione dei cittadini che non riuscivano a comprendere le ragioni. Oggi, in realtà, gli organizzatori corrispondono alle aspettative nuove dei cittadini. Glielo spiego. Noi, come dicevo prima, avremmo dovuto inaugurare oggi la stagione di prosa. Sì. Ebbene, queste polemiche, questa presenza, tra l'altro bisogna dare atto che quando i Novax accusano i media, perciò da Tele4, Rai, Mediaset, giornali, di non dar loro spazio, in realtà è vero, come lei ben sa, esattamente l'opposto, nel senso che se guardiamo sui media, grandissimo spazio viene dato a chi è contro il Green Pass e la vaccinazione. Ma al netto di ciò, questo comunque crea una sensazione di incertezza e di timore nel cittadino. E cos'è accaduto, ad esempio? Per quanto riguarda la nostra stagione di prosa, noi siamo abituati, grazie al direttore Walter Mramor, ad un sold out. Ogni sera, quasi ogni sera, tutto pieno. Abbiamo persone che dicono, visto questo clima, l'allarme che si sta creando nuovamente, non me la sento, nonostante la legge consenta oggi di riempire il teatro 100%, non me la sento di stare due ore fianco a fianco di qualcuno che potrebbe non essere vaccinato. Perciò adesso addirittura gli organizzatori, vale per il teatro, per il cinema probabilmente, saranno loro malgrado costretti a ridurre, nonostante la legge consenta loro il pieno, a ridurre gli spazi per generare maggior sicurezza e tranquillità ai fruitori e coloro che si siederanno. Esattamente l'opposto di quello che era accaduto un po' di tempo fa. E perché? Perché ci sono ancora questa fetta importante di persone che non si sono vaccinate. Fossimo tutti vaccinati non sarebbe un problema. E occhio una cosa, lei stando nei media sa bene che se noi dovessimo tornare al 50% a teatro significa che è una tragedia economica, non si vive, noi sappiamo che già una compagnia teatrale non può vivere solamente con lo sbigliettamento. Ecco, se noi dovessimo pensare adesso di tornare al 50%, non so in tutto il paese quante altre compagnie dovranno chiudere, perché in questi due anni, morti tra virgolette dal punto di vista artistico, ci sono state tantissime persone che sono rimaste a casa senza stipendio per un anno, che facevano teatro, facevano cinema, hanno dovuto cambiare letteralmente mestiere. Occhio che anche da questo punto di vista, quando riapriremo davvero in tranquillità tutto, non sarà come prima, sarà impossibile tornare al punto di prima. Maestro, anzi, sentiamo una telefonata, poi le chiederemo di suonarci qualcosa. Buongiorno. Pronto? Aspettiamo ancora un attimo. Buongiorno. Stufata. Non c'è nessuno. Allora, dovrebbero esserci però delle mail. Oh, dunque. Buongiorno, Sveglia Trieste. A proposito delle manifestazioni inutili, consigliere è il prefetto di Trieste di autorizzare la manifestazione No Green Pass nell'area pista ciclabile che va da San Giacomo fino a Draga Sant'Elia. Così la manifestazione non porterà danno all'economia di Trieste e i manifestanti potranno respirare aria pura. Saluti, Nevio. Questa è la sua opinione. Buongiorno, chiedo al signor sindaco Ziberna, visto il suo interesse alla salute pubblica per le manifestazioni No Green Pass, se sui confini transfrontalieri goriziani c'è un controllo per chi entra sul suolo italiano dalla Slovenia che sia in regola con il Green Pass? Ma la risposta è facile, perché ovviamente questi problemi sono emersi nel corso degli ultimi due anni. Il controllo di coloro che entrano attraverso i confini, perciò in questo caso i nostri confini a Gorizia, vale anche per Trieste, non compete assolutamente al comune, nemmeno alla regione, nel senso che il comune non potrebbe, nemmeno se volesse, non potrebbe schierare tutta la sua polizia locale per misurare la temperatura, per verificare il possesso di tamponi o non tamponi, green pass. È una competenza rigorosamente dello Stato. Era accaduto ovviamente non soltanto a Gorizia ma anche a Trieste un anno fa, un anno e mezzo fa, quando rammenterete la Slovenia aveva rialzato letteralmente i muri. Perciò io personalmente sono assolutamente d'accordo, anzi abbiamo invitato più volte il governo a rialzare i muri, assolutamente ero contrario quando l'ha
Slovenia, rimango contrario e sarebbe impensabile che il nostro paese lo facesse. Però un controllo, visto che da parte della Slovenia c'è una percentuale elevatissima di contagi e una percentuale bassissima di vaccinati, un controllo, come lo si fa da qualunque parte, semplicemente una cosa banale, deve essere in possesso del Green Pass, devi, a seconda di dove ti rechi, e devi avere una temperatura inferiore a quella prescritta. Ed è una cosa, ripeto, banale, che si può fare anche in pochi istanti, letteralmente in pochi istanti. Sentiamo una telefonata, buongiorno. Pronto, buongiorno. Prego. Buongiorno, io provengo dall'ambito sanitario e vorrei, io sto andando a lavorare, sono vaccinato, però credo di avere comunque così un minimo di capacità critica. E volevo porre alla vostra attenzione questa domanda. Noi siamo vaccinati e ogni due settimane, io lavoro a Catinare in radiologia, ogni due settimane siamo tamponati. Tra di noi i doppi turni si sprecano e abbiamo dei colleghi sospesi perché sono non vaccinati, i doppi turni si sprecano e ogni due settimane i risultati dei tamponati dimostrano molti, molti positivi. Quindi, con un personale già allo stremo, il mio reparto, come anche gli altri, è in sofferenza. E questa sarebbe una statistica da far emergere che ci darebbe uno spaccato sull'eventuale appunto efficacia dei vaccini. Perché io vado a lavorare assieme ai miei colleghi, ne vediamo quotidianamente alle tamponature l'emersione di soggetti positivi. Con doppia dose, adesso ci accingeremo per la terza. E quindi questa cosa qua effettivamente è un personale specializzato e inizia a far pensare, capisce? E vorrei così una riflessione da parte vostra. Sono persone che sono asintomatiche? Sono persone asintomatiche ma positive, infatti la grossa parte, la percentuale maggiore degli infetti sono asintomatici. Noi perdiamo di vista, c'è quasi una sorta di terrorismo mediatico, non parlo di lei Gullotta, ma si parla di persone che intorno al 93-95% degli infetti sono asintomatici. Sì, è giusto. Infatti, e quindi noi stiamo parlando di questa malattia, sicuramente terribile e sicuramente insidiosa, dove la stragrande maggioranza degli infetti sono asintomatici. Per questo motivo vorrei che questa riflessione sui doppia dose di professionisti che risultano positivi emerga. Volevo da voi una riflessione, vi ringrazio. Posso chiederle una curiosità? Fatto 100 il numero che oggi si presenta al luogo di lavoro in ospedale e che è sottoposto al tampone, da quello che lei ha potuto vedere, per amor del cielo, quante persone risultano positive a questi tamponamenti? Ripeto, fatto 100 per fare i numeri più semplici. Allora guardi, a me è saltato all'occhio il fatto che dei positivi, adesso la percentuale non la so perché la statistica non c'è, questa è la mia chiamata, sarebbe interessante il lavoro proprio per appurare questa sua domanda, che è la stessa che mi faccio anch'io, se tutti vaccinati con seconda dose risulti, io ancora no, io sono sempre risultato negativo, però ci sono vari colleghi in vari reparti, quindi ripeto, questo numero io non glielo so dare. E sono curioso come lei di questo nome. Va bene. Te la ringrazio. Grazie. Questo è un può essere un aspetto interessante per capire anche la corsa eventualmente del virus fra i vaccinati che, come ha detto il telespettatore, fortunatamente sono asintomatici, non provocano conseguenze di ricoveri ospedalieri che sono il problema grosso attualmente, oltre ovviamente ai problemi sanitari in primis. Per andare poi a capire l'incidenza della diffusione del virus. Sindaco, sono dati, da un lato si può reperire con una determinata statistica, dall'altro ci dicono tanto, ma restano comunque difficili anche da... resta difficile trovare una soluzione su questo tipo di dinamica. Ma no, sono dinamiche... che ci sono state già preannunciate. Innanzitutto un ringraziamento al telespettatore che ha appena telefonato, perché appartenendo alla categoria del personale sanitario è quella categoria al quale noi dovremmo continuare
a fare monumenti su monumenti su monumenti. Perciò un grazie a lui, come a tutti i suoi colleghi, tutti coloro che direttamente e indirettamente aiutano le persone che sono contagiate. Ma detto ciò, se noi, è quello che ci hanno spiegato gli esperti in pandemie, io non sono un esperto, se in tutto il mondo, ecco, per semplificare l'esempio, fossimo tutti vaccinati, non significa che il contagio non si trasmette. Certamente il contagio può continuare a trasmettersi, però una persona che è vaccinata ha molte, molte, molte meno probabilità di contrarre questo contagio. Bene, se questa persona che ha contratto il contagio nella quasi totalità è asintomatico, non se ne accorge. Nella peggior delle ipotesi sarà una breve influenza di un giorno o due giorni in termini di sintomi. E soprattutto una persona che è vaccinata, ha contratto il contagio, ha molte meno possibilità di trasmettere il contagio. Perciò, giusto per fare una sintesi adesso, il contagio può continuare, probabilmente continuerà a circolare, ma sarà un qualcosa che il fisico, di cui il fisico neanche non se ne accorge. Altra cosa invece quelli che sono oggi, comprendo peraltro, nonostante il vaccino, come il personale che ha a che fare con gli anelli più deboli, coloro che perciò sono oggi sottoposti a terapie in ospedale, siano loro malgrado, ai noi, costretti a una frequente tamponatura, proprio per queste ragioni, proprio perché hanno a che fare con persone che hanno già una patologia, perciò sono già fisicamente più deboli in ospedale. Però è vero che la larghissima maggioranza di coloro che sono nelle terapie intensive sono persone che non sono vaccinate, cioè a dimostrazione di ciò che dicevo prima. Se queste persone si fossero vaccinate, avrebbero forse anche contratto il contagio, ma non se ne sarebbero accorti, avrebbero fatto parte di questa grande platea di contagiati asintomatici. Allora, ci fermiamo nuovamente per la pubblicità, rientro maestro, torno da lei e ci farà ascoltare qualcos'altro. Okay. Ci vediamo tra poco. Andiamo in diretta con Sveglia Trieste in compagnia del sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberne, il maestro Alex Vincenti con noi in studio. Sindaco, a chi voleva dedicare la canzone che ho, il gruppo di appartenenza che ora voleva sottoporci? Probabilmente a mia madre, che adesso è in convalescenza dopo un lungo periodo di degenza, a una signora giovanissima, 87 anni, una vostra telespettatrice di Trieste, che oggi appunto fa il compleanno. Cosa voleva dedicare come genere, perlomeno, così lo sottoponiamo, maestro? Beh, non so se il repertorio del maestro ho constatato essere vastissimo. Chiedo se ha qualcosa. Beh, basta, sì, maestro, a parte la eccezionale esecuzione dei brani, ma lei dovrebbe venire anche un pochino a Gorizia, non solo a Trieste. Vabbè che siamo tutti nella Venezia Giulia. Dovrò approfittare della sua bravura. Se ha qualcosa o di Vasco Rossi o di Guccini. Vasco Rossi. Bravissimo, mi riporta alla mia adolescenza, quando suonavo la chitarra, incidevo canzoni, nastro cassette, ancora con i Revox. Abbiamo scoperto il lato rock del sindaco. Lei si ricorderà il Revox. Oggi i ragazzi non sanno che cosa sono. La nostra eccitazione nell'usare un Revox. Io usavo Revox, sindaco, anch'io. Noi siamo datati. Nel nostro gruppo, che si chiamava i Proteus, parliamo degli anni 77-78, subito prima di andare militare, avevamo il famoso eco a nastro, quindi l'eco che si riavvitava e ti faceva questo effetto che a noi sembrava di essere i Rockets. Allora, la canzone si chiama Una canzone d'amore buttata via, è un pezzo recente, molto bello, e la dedichiamo a quello che lei ha detto prima, fa più o meno così. Sembra strano ancora me, ma mi difendermi. E non è mica facile. Hai ragione pure tu, le mie scuse sono inutili. Non posso stare senza dirtele, se
sembra strano anche che io non possa più proteggerti, e non è mica facile. Hai ragione sempre te, le mie scuse sono inutili, ma non posso vivere senza di te. Stupida storia, una notte ubriaca, una sola bugia. Non lasciarmi andare via, non lasciare che sia una canzone d'amore data via. Non lasciarmi andare via, non lasciare che sia. Sembra strano anche a me, ma non voglio più nascondermi, e non è mica facile. Hai ragione sempre te, e io devo riconoscere, non è possibile senza di te. Non lasciarmi andare via, non lasciare che sia una stupida storia, una notte ubriaca, una sola bugia. Non lasciarmi andare via, non lasciare che sia andar via, non lasciare che sia. Complimenti maestro, come sempre. Grazie. Piaciuta, grande maestro, sindaco? Grande maestro. Grazie, grazie sindaco. Allora vado a leggere un paio di mail. Dunque, cari giornalisti, dato che voi sapete sempre tutto, no, sarebbe opportuno ricordare anche i dati dell'Irlanda, 99,7% con doppia dose e con terapie intensive che si stanno riempiendo. Rispondo a questa mail con i dati del Sole 24 Ore, che indicano che in Irlanda al 10 novembre la doppia dose è del 75,5%. Io mi fido del Sole 24 Ore, se poi la persona che ha scritto mi riporta un'altra fonte, le mettiamo pacificamente e tranquillamente a confronto. Questa è una delle mail che abbiamo ricevuto. Vado a leggere un'altra. Adesso ci vogliono raccontare che i contagiati sono tutti tre vaccinati, ma per favore non state a far passare queste fake. Ancora lo strano caso Irlanda,
Ci riscrivono, il sindaco Ziberno potrebbe spiegare lo strano caso di Lando dove ben tre con te nonostante il 99,7. Allora, non continuo a leggere la mail perché chiedo le fonti, finché non mi date le fonti si tratta di aria. Buongiorno, sono Leonora, tutto quello che ha detto il sindaco Ziberno è sicuramente vero, però vuoi far presente che io vado a lavorare da tamponata e sono attorniata da colleghi vaccinati che potrebbero essere positivi anche se hanno una carica virale bassa. Comunque io ci lavoro per 8 ore, quindi 8 ore in un ambiente chiuso. Il dubbio mi viene, questo quanto dicevamo prima. Sindaco. Ah, è una domanda? No, nel senso che sono quelle considerazioni che avevo già fatto prima, appunto, no? Perciò appunto il virus può ancora girare e girerà fin tanto che non... Ecco, il timore, come tutti noi sappiamo, è che ci siano delle diverse declinazioni, derivazioni dal ceppo originario per il quale i vaccini non possono essere efficaci. Ma ripeto, speriamo che ciò non accada. Oh, per favore, vista la giornata grigia sul Friuli Venezia Giulia, chiederei azzurro al maestro. Questa è una richiesta che arriva a lei, maestro. Sentiamo una telefonata, buongiorno. Da Udine Nord. Buongiorno a loro signori, buongiorno ai triestini, buongiorno ai friulani. E buongiorno al signore della telefonia che mi mette, che ci mette subito in rete. Ma poi il conduttore è per diversa... con le mail. È colpa mia, Franco. Principalmente bisogna dare ascolto alle telefonate. Già, ha ragione. Grazie, direttore. Le telefonate, no? Grazie, direttore Franco. Minuti, prego, vado avanti. 20 minuti. Signor sindaco di Cosa, lei ha detto che i sindaci non possono far niente, non possono qui, non possono là. Non avete neanche richiesto i 40 agenti che la Morgese aveva proposto. Ma possibile che il sindaco non può far niente? Mi mandi, visto che noi paghiamo le tasse, ci mandi un dépliant di quello che può fare e di quello che non può fare. Perché se non può far questo, non può far l'altro, cosa votiamo il sindaco a fare? Il sindaco dovrebbe rappresentare l'ecito e l'illecito. E chiudiamo le frontiere che ci portano oltretutto anche i contagi. Possibile che non si può? Io a casa mia, se non voglio avere uno in casa, non lo accetto. Possibile che il sindaco deve accettare? E praticamente tutti i cittadini. Ma è demenziale questo qui, questi bla 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 bla. E poi un'altra cosa, fanno a gara di chi la spara più grossa. Ma visto che vogliono la quota rosa, perché non mettiamo la Meloni una volta tanto? Sempre maschi. Mettiamo la Meloni, cominciate a valorizzare il coso delle donne, visto che avete sempre male, le donne sono più brave degli uomini. Allora, valorizzate almeno in TV e tutte le TV del dottor Bacialli, tutte le gemelle, possibile. E poi dicevo un'altra cosa, 4-5 volte ho chiesto al signor musicista di farmi il Mambo Triestino. Speriamo che lo faccia adesso, lo aspetto con tanta voglia di sentirlo. Per tutti i sindaci del Triestino, della vostra parrocchia, della vostra... Sì. Grazie, mandi. Grazie, direttore, grazie. Prego, sindaco. Sfonda porte aperte, io da sempre chiedo più potere ai sindaci. Ci sono sindaci che dicono meglio non avere potere per non avere responsabilità. Io ho sempre chiesto durante questi 2 anni quasi di Covid che venissero conferite più competenze ai sindaci, i quali quando vogliono si possono assumere responsabilità come lo facciamo ogni giorno, dalla mattina alla sera, penali e civili. Spiegare quante sono le competenze non in capo al sindaco, tante. Io non posso andare a prescrivere una visita specialistica, non dipende da me l'insegnamento, non dipende da me. Ecco, lo Stato è suddiviso in tante competenze, ovviamente. Ci sono competenze in capo al prefetto, al questore, ai comandanti carabinieri, questo per quanto riguarda ordine pubblico e sicurezza. Poi il sindaco ovviamente ha tantissime altre competenze, ma non questa, ovviamente. Ecco il motivo, ripeto, per cui noi avevamo chiesto più competenze oppure che il governo intervenisse. La mia aspettativa nei confronti della direttiva, che è una circolare, peraltro, una comunicazione, mera comunicazione del ministro Lamorgese ai prefetti, era di voler consentire immediatamente il divieto, porre il divieto ai cortei, non
ha il diritto a manifestare, cioè non alla manifestazione statica, ferma, ma ai cortei. Questo non ci è stato consentito, cioè nel senso che non è nel nostro potere farlo in questo momento. Io spero sempre che ci sia questa ulteriore attribuzione anche di questa competenza ai sindaci, ma poi ho sentito che però il telespettatore con grande affetto ma ce l'ha un po' con tutti, col fatto che mancano quote rose, ma Laura c'è nella redazione, la vediamo tante volte al mattino. Ce l'ha anche con il maestro. Maestro, deve suonare un qualcosa più vicino possibile al mambo chiesto. Ho così mambo riuscirevo. Italiano l'altra volta, che mi sembrava di aver assolto la richiesta. Penso anch'io. Ce l'ha. Triestino, in realtà, non esiste un pezzo che chiama Mambo Triestino. Tutti possono essere mambi triestini. Basta ballarli. Cioè, capito? Cioè, non è che. Vabbè, chiuso qua. Andiamo a sentire un'altra telefonata. Buongiorno. Non l'ho sentito. No, ho detto andiamo a sentire un'altra telefonata assieme. Buongiorno. Pronto, buongiorno. Prego. Nino. Sì. Buongiorno, Segugliotta. Buongiorno a tutti. Buongiorno, Nino. Voi. Prego. Io ho scritto quell'email sui confini, sul controllo del Green Pass. Però sì. Devo dire una cosa anche al signor Sindaco. Purtroppo mi dispiace, signor Sindaco. Lei fa parte comunque della coalizione che io preferisco di più e non quell'altra dell'altra parte. Però siete troppo ormai a far divisioni. Io non accetto queste divisioni. Lei ha fatto un paragone sui teatri. Io, per sincera volontà, mi siedo vicino a qualsiasi. Non perché uno puzza, cioè uno che non ha il vaccino per lei e per gli altri puzza. E non ci si può sedere vicino. Però le statistiche, dati alla mano, io non ho i giornali quotidianamente, però vedo la statistica, mi dice, e lei ha sentito prima un infermiere che parlava, un specializzando di Catinara, laddove i vaccinati sono contagiosi. Quindi inutile dare la colpa solo a una parte, diciamo che questo sistema non funziona, il vaccino non funziona, inutile andare avanti a fare. Hanno detto addirittura l'altro giorno non fate i vaccini ai bambini, ma cosa volete di più? Siamo tutti nella stessa barca. Qua anche nel stesso stagnaco, perché bisogna essere a momenti più picci, più vicini. Ah, siamo tutti nella stessa ciotola. Esatto. Mi dispiace questo, per l'amor di Dio. Cioè, ormai qui la libertà del popolo non esiste più. Non si può fare una manifestazione perché ci sono tutti i contrari. Se io facevo una volta lo sciopero, io ero ferrotramviere, se facevo lo sciopero per me, facevo lo sciopero per me, però se lo mettevo davanti anche alla città, no, non te puoi, mi devo lavorare, mi devo far questo, che voglio dire, ma una manifestazione è una manifestazione. E mi dispiace molto vedere che i numeri a questo governo non contano niente. Lei può andare in piazza anche con 3 milioni e non contano niente. Purtroppo questa è la realtà delle cose. Mi dispiace, signor Sindaco, la saluto. Grazie Nino. Speriamo il bene. Buongiorno. Grazie, speriamo bene, è sicuramente l'appello che più mi preme poter rilanciare. È vero un po', cioè senso un po', è vero Sindaco che oggigiorno c'è una divisione fra chi è vaccinato, chi non lo è, e ci si è messi l'uno contro gli altri, laddove poi sì. In realtà questa lotta di classe non porta a niente. Non porta a niente. Io sarei stato al fianco e con la fascia tricolore in una manifestazione che chiede lavoro, che chiede case, e sarei stato in prima fila con i manifestanti e i protestanti. In realtà, come giustamente ha sottolineato lei, questa è una sorta di, consentitemi pur virgolettato, di guerra civile, cioè una porzione della popolazione contro l'altra, non è contro il governo. Ormai ci sono porzioni l'un contro l'altra armate tra chi dice io perché devo vaccinarmi ma devo comunque subire il rischio molto più elevato di essere contagiato io piuttosto che altri anelli magari deboli della mia famiglia per colpa di uno che non si è contagiato, ma io capisco anche quello che diceva il telespettatore prima, però ripeto, sappiamo che essere vaccinati non ferma il contagio,
lo diraderà immensamente, ma il contagio gira, sono le conseguenze. Oggi a Gorizia abbiamo riaperto 25 posti, quell'ospedale, il reparto Covid che Gorizia orgogliosamente aveva messo a disposizione di tutti coloro che avevano questa gravissima necessità, oggi è stato riaperto. Ma che cosa significa ovviamente? Sottrarre spazi per tutti coloro che sono affetti da altre patologie. Significa che chi aveva prenotato una visita specialistica fra una settimana l'avrà fra 4 mesi, chi aveva prenotato una diagnostica fra un mese ce l'avrà fra 6 mesi. Significa perciò non consentire alle persone che sono affette da altre patologie, che devono subire altri interventi, di poterlo fare. E vi pare poca cosa questa? Sindaco, che cosa prevede con come affluenza pomeridiana a Gorizia? Ci sono già delle stime? La prima comunicazione era stata di 500 persone. 3 giorni fa ci è stato detto che probabilmente saranno 1000. Io penso che potrebbero anche essere 1000, sebbene le condizioni meteo non siano delle migliori. Sto guardando fuori la finestra, oggi è cielo coperto, è previsto un po' di pioggerellina. Vabbè. Io non auguro pioggerellina a nessuno, sia chiaro. No. Non chiedetemi anche di partecipare alla manifestazione, vero? No, lei come la seguirà? Su Tele4? Avete una avremo per la diretta? Sì, avremo uno spazio in diretta, sì. E allora la seguirò su Tele4. Bene, casomai ci sentiamo, così ci ricolleghiamo per i commenti. Sentiamo una telefonata, poi maestro andiamo verso la chiusura, quindi si prepari qualche brano azzurro, di cappello. Sì, sì, va bene. Sentiamo chi è in linea, buongiorno. Eccomi qua. Prego. Buongiorno. Allora, evidentemente quello che dice il sindaco sono parole d'oro, nel senso che evidentemente se io non mi vaccino vado a riempire, cioè mi contagio, vado a riempire le terapie intensive, prevengo il fatto che altre persone che stanno male possono essere curate, eccetera. Questo è un elemento educativo, sociale, rispettabile nei confronti delle altre persone. Quello che veramente stupisce, no? È il fatto che queste persone che manifestano, indipendentemente dalla libertà della manifestazione, eccetera, hanno tempo da perdere, non sono impegnate a vivere socialmente, responsabilmente, a lavorare, a portare economia, a crescere, a creare. Hanno la disponibilità del tempo libero di non far niente, non sanno cosa fare nella loro vita. In più direi questo, se queste persone che manifestano per il vaccino, perché non hanno manifestato per il decreto Zan? Perché è un tema difficile, è un tema importante, ma un tema che non si può parlare perché è un tabù, perché sappiamo benissimo che il sesso non ha sesso e l'amore è amore. Però sotto l'aspetto, diciamo così, sociale, questo argomento non viene trattato. Perché? Perché, per l'amor di Dio, è cosa da chiesa, è cosa da confessionale. Cioè, cerchiamo di essere razionali. La libertà è libertà, ma si fa su tutto. Non solo sul fatto perché il sindaco dice non fate la manifestazione, allora no, io la faccio. Andate a lavorare, portate a casa quattrini, comperate, spendete, consumate, non fatevi mantenere dal governo perché si fate disoccupati oppure andate a rubare col reddito di cittadinanza. Lavorate, educatevi, ragionate, responsabilità, educazione civile. Non facciamo 100 all'ora per la strada perché non c'è il vigile quando si deve andare a 50. Corruzione, è questa la base. Cerchiamo di essere responsabili, educati, socialmente e culturalmente attenti a quello che facciamo e lasciamo stare le manifestazioni che sono una perdita di tempo. Se c'è la Cina che comanda l'Italia, voglio vedere cosa fate. Voglio proprio vedere. Grazie. Ecco, buongiorno. Dunque, andiamo a chiudere con il maestro, abbiamo 3 minuti, quindi la dedica gliela lascio a lei. Intanto io volevo accettare ufficialmente l'invito del nostro sindaco a venire a Gorizia e sono a disposizione sua e dei suoi amici naturalmente e della comunità di Gorizia, della città. Io volevo proporre Azzurro, richiesta prima, così in questo studio azzurro meraviglioso che Tele4 mi mette sempre a disposizione. È un pezzo di Adriano Celentano che tutti conosciamo, proprio meno.
ancora estate tutto l'anno, e all'improvviso eccola qua. Lei è partita per le spiagge e sono solo su città. Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che si muove. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo. Bene, mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo, vengo da te. Il treno dei desideri, i miei pensieri all'incontrario. Sembra quando ero all'oratorio, un tanto solo, tanti anni fa. Quelle domeniche da solo, in un cortile a passeggiare. Ora mi annoio più di allora, neanche un treno per chiacchierare. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo, vengo da te. Il treno dei desideri e i miei pensieri all'incontrario. Grazie sindaco, buona giornata a tutti, grazie per aver seguito Sveglia Trieste, ci vediamo presto alle 15, torneremo in diretta alle 13, poi 13:20 telegiornale, alle 15 seguiremo la manifestazione di Gorizia in diretta. A tutti voi una buona giornata. Saluti a tutti. Ciao, grazie.